signore e signori. Chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac. Ben ritrovati cari amici! E di Ale. Ciao ragazzi! E come avrete potuto intuire siamo purtroppo dovuti tornare in remoto, ma è una forma temporanea perché stiamo valutando e stiamo pianificando, diciamo, questo autunno di registrazioni. Oggi si ricomincia con il consueto appuntamento settimanale che sarà, possiamo ragazzi dire, abbastanza spesso tutti quanti insieme. Sì, sì, sì. Beh, diciamo che tra un paio di settimane, salvo imprevisti, sarà praticamente sempre tutti insieme. Dipende da quanto ci mette Ale a finire di mettere a posto la macchina dei cloni. Quando ci dà via libera, poi siamo a posto e riusciamo a fare anche probabilmente più episodi alla settimana. Comunque, detto questo, ma cloni a parte, sostanzialmente stiamo lavorando per diciamo trovare una sorta di normalità post-Covid, post tutto, per cui comunque noi vi aggiorniamo, la situazione comunque al momento è fluida, per cui non prendetela male se oggi siamo in remoto, ma è una soluzione assolutamente temporanea. Oppure prendetela a male e date la colpa a Mac. Vi abbiamo comunque appena regalato 3 live della Madonna tutti insieme, credo che insomma abbiamo abbastanza dato... Vietato lamentarsi. Perché 3? Scusa Jack? È perché abbiamo fatto la prima parte del super classificone. Ah, sì, top 50. Poi la diretta da Perugia, epica col finalone, tutti quanti dentro, bla bla, e ovviamente la direttona da Modena tutti insieme. Quindi ragazzi, devo dire che insomma, abbiamo abbastanza, ecco, ripeto, fornito sfoggio del fatto che comunque ci piace ancora un sacco stare tutti assieme, e questa forma la facciamo solo se siamo costretti da impegni familiari vari. Sì, ma già che noi siamo stati in ferie più di un mese, voglio dire, la gente qua aveva veramente bisogno di episodi, materiale, quindi ci reclamava da tutte le parti. Io sono convinto che vi hanno scritto, che come a me hanno scritto anche a voi via mail, via Facebook, per sapere quando saremmo tornati al più presto, perché se ne sentiva il bisogno. In realtà me non ha scritto nessuno, perché sanno che se no sguinzaglio i cani, quindi esatto. Tenutissimi. Ma cani comunque si nota che siamo un pochino clunky, ci parliamo sopra, sì. Ci interrompiamo mentre parliamo. GG. Beh, c'è un po' di lag, un minimo insomma di quello che è comunque solitamente quello che succede quando siamo in remoto. Detto questo ragazzi, iniziamo con un po' di annunci e amenità varie. Ecco, come vedete oggi avremo l'onda lunga di Modena con tutti i giochi preferiti dai nostri patron. C'è anche qualche punzecchiatura qua e là di cose provate appunto durante il lungo weekend di Modena Play, che ancora si fa sentire nonostante questa data strana, nonostante il fatto che le aziende avessero portato meno novità del solito, nonostante ci fosse meno gente, nonostante tutto, comunque è stato un grande ritorno alle fiere diciamo di settore in Italia, e speriamo che questo riporti a una certa normalità. Mac sarà tra l'altro ad Essen a ottobre, e quindi avremo un inviato speciale da parte del DBC, perché noi invece speriamo. Io, Mac e Banda se ce ne staremo no, a casa. Tu Ale e Banda. Io, sì, io vado là per lavorare, sì, sì. Non per divertirmi. Sì, no, ufficialmente sì, sì. Mac è là con la divisa della Horrible. In realtà certo. Sappiamo tutti benissimo che ci sta andando con la maglietta del DBC. Però certo. Sono cose che non possiamo dire troppo in giro. Esatto. Assolutamente. Vedremo come andrà. Assolutamente non è così, Ale, lo sai benissimo, vero? Wink wink. Esatto. Comunque esatto. Ci vorrebbe il virgolettato ogni volta che Mac usa il verbo lavorare, ma non si può fare via podcast. Allora ragazzi, ringraziamenti subito innanzitutto a Escape Welt, che è un'azienda che ci ha donato una escape room da tavolo in formato box. L'azienda si chiama Escape Welt, WEWELT, Escape Welt. È un'azienda tedesca che organizza queste super escape room dal vivo, ma commercializza anche attraverso lo shop alcune escape room di legno.
molto particolari, ne hanno tre. Io mi sono fatto arrivare quella dello spazio, la sto ancora provando, settimana prossima report con vi so per dire com'è andata. Sei perso nel tempo nello spazio? Non ancora, nel frattempo voi visitate il sito se vi piace il genere, a me piace, lo sapete, sono un grande appassionato, mi guardo anche Chris Ramsey su YouTube che risolve i puzzle box da $10,000. È il fratello minore di Gordon Ramsay? Esatto, mi faccio tutte le escape room da tavolo possibili e immaginabili che io riesco a fare ovviamente, però devo dire ho raggiunto un bel numero e quindi ragazzi io da super appassionato quando mi hanno contattato ho detto sì sì mandatemela vi prego e insomma settimana prossima vi so raccontare qualcosa di più particolareggiato, però se sappiate non ti vediamo, che il test se non ti no, vediamo no, in serie di episodio vuol dire che sei rimasto vittima dell'escape room. Allora, poi un altro grande ringraziamento a un Patreon molto speciale, questo ringraziamento, perché è più che altro un ringraziamento slash scusa, ed è Daniele Pallozzi. Allora, Daniele ci ha mandato la sua top 3, la sua worst 3 come Patreon della settimana a inizio luglio. Fatalità, ha beccato l'onda sbagliata e quindi il suo intervento è stato rimandato a praticamente fine settembre. Anche con lui ci vediamo settimana prossima. Daniele, tieni duro, grazie mille per averci iscritto e grazie mille per non aver ancora ritirato il tuo pledge. Grazie Daniele. Un altro salutone al mitico Luca Bonora. Luca, grazie mille per quanto ti sei preso a cuore la nostra presenza alla cena di Modena. Purtroppo c'è stato un piccolo inconveniente, non entriamo nei dettagli perché non è questa la sede. Comunque un grande saluto anche a Luca da parte di tutti. E, poi diciamo che è il momento. Cosa c'è, Mac? No, niente. Niente, Mac sta approfittando del formato podcast per fare gestacci, ma lascia esatto. stare. Voglio cercare di capire se okay. siete attenti o se... Sì, o voleva se essere sicuro che stessimo ascoltando, credo. Mac, esatto. Io ho per puro caso, non vi vedo perché ho la scaletta davanti, quindi scusate, okay. Se mi fate dei gesti non li vedo. Chiamatemi pure. Allora, passiamo allo zufolo, ragazzi, passiamo allo zufolo e dai, poi mi mancava un casino lo zufolo, dai. Sono dai. Pronto. Ragazzi, zufolo e poi cavalcata pazzesca con un sacco di giochi da Modern Play, un sacco di impressioni, le nostre le avete già sentite settimana scorsa, adesso siamo a commentare invece quelle della community di Patreon e dopo ovviamente tra interventi come si deve, as usual, del dinamico trio Banda Macheale, quindi non mi resta che chiamare il mitico, leggendario, atomico countdown 3-2-1. Zufolo. Zufolo. Se ve l'eravate dimenticati, il sito magicmerchant.it è sponsor del Dunwich Bears Club. Big surprise per tutti quanti. Che plot twist, Jack. Hai visto? Questa settimana siamo tornati a offrire uno sconto di BC15 per quelli che hanno ancora qualche soldo da spendere dopo Modena. E ovviamente il dottor Merchant non poteva fare altro che per l'occasione preparare un ghiotto di BC15 per la categoria DBC Special. Non fate casino. Ah. La categoria che trovate all'interno del sito Magic Merchant si chiama proprio DBC Special, mentre il codice che dovete inserire per avere lo sconto è DBC15. Che giochi ci sono nella categoria DBC Special? Facciamo delle ipotesi. A. Giochi bellissimi di cui non sappiamo più o meno il numero né la qualità. B. Non lo sappiamo. C. Non lo sappiamo. Quindi la categoria viene aggiornata di giorno in giorno, sappiamo che ci sono un sacco di giochi di cui abbiamo già parlato in passato, però è il dottor Merchant che in autonomia gestisce detta questa così, cosa qui. Detta così fa un po' bidone dell'umido, però sì, speriamo... Ho avuto la stessa sensazione. La cena degli avanzi di Natale. Più o meno, mi ha effettivamente attraversato la mente. È bello e divertente, ma anche forse un po' ingiusto trattare così il dottor Merchant che ci tratta sempre con i guanti. Io so di per certo comunque ci sono dei giochi veramente interessanti, altri non li conosco tutti, l'ho controllato l'ultima volta diciamo circa una settimana fa rispetto a quando state ascoltando questo episodio, per cui le cose ci sono, tutto, ragazzi. Andate lì, incrociate lì, andate lì e quello che trovate di figo lo portate a casa col DBC15. Tra l'altro il dottor Merchant, come sapete, nella sua grandissima magnanimità offre anche la spedizione gratuita sopra i 29 euro se non sbaglio, una cifra ridicola, cifra veramente, ragazzi, cioè,
una cifra incredibile. Quando incredibile. Uno è munifico, è munifico. Quando uno è munifico. Quindi andate dentro, fatevi un giro su magicmerchant.it, ovviamente stiamo preparando per voi un grande autunno di novità e sconti su questo prestigiosissimo sito web, per cui rimanete con noi, rimanete con il sito magicmerchant.it. Non facciamo le consuete uscite perché sostanzialmente accorpiamo questa cosa in quello che sta per arrivare, per cui chiudiamo lo zufolo e partiamo con i Patreon della settimana. Vai. 3, 2, 1. Zufolo! Allora, come preannunciato ragazzi, questa settimana abbiamo, vi raccontiamo di quanto è emerso nelle nostre comunicazioni con i Patreon nelle ultime due settimane circa, in cui abbiamo chiesto loro di dirci il meglio di quello che avevano provato a Modena Play. Allora, le nostre classifiche ce le avete pronte da settimana scorsa e invece questa settimana andiamo un po' a vedere com'è andata attraverso la community di Patreon, e ovviamente è un bel modo anche per sentirsi a raccontare un po' di giochi che c'erano e che noi abbiamo trascurato per vari motivi, e B, è bello anche sentire, ovviamente, sentire un po' di impressioni e fare del grassissimo umorismo nei confronti di becera qualità. Esatto. Allora, inizierei col mitico Emanuele Maccario che dice a mani, che partiamo subito col botto. Ok, guardo te, bando dritto dritto nel palo degli occhi. Sono pronti, via. Emanuele Maccario dice a mani basse, ovviamente ragazzi non posso leggere tutte le email in tutto il loro testo, ho dovuto fare un po' di taglia in colla, ve lo dico, perché sennò andavamo avanti 3 ore e mezza. Comunque insomma il succo c'è tutto. Esatto. Una bella trapunta di allora, Patreon. Emanuele Maccario, sei il primo pezzo di trapunta di Patreon. A mani basse ovviamente vince l'abbacinante lirico Captain Wonder Cape. Fermi tutti, ecco. Perché adesso Banda ne parla. E poi scrive: ma capisco che questo molti lo definirebbero più un'esperienza mistica che un gioco, quindi mi vedo costretto a indicare Witchstone. Allora, questa cosa mi ha fatto un po' pensare. Io Captain Wonder Cape non lo conoscevo, io so che Banda si è informato, per cui lascio la parola. Beh, sostanzialmente Captain Wonder Cape è niente un po' di meno che il gioco che ha vinto il premio speciale della giuria come filler originale del premio Efesto, che si è da poco concluso con la vittoria di Micro Macro come top gioco originale. È un dexterity game in cui sostanzialmente consta in un rotolo di carta igienica. Cioè, voi avete questo rotolo di carta igienica con una clip che si tira, e in pratica voi rappresentate questo criceto, questo appunto Capitan Wonder Cape, che ogni turno attraverso il roll di un dado spinge il giocatore di turno a fare delle prove di destrezza abbastanza semplici, che però ovviamente nel tempo diventano sempre un po' più complicate. Quindi lui deve, per esempio, in base al dado, deve tirare un lembo della carta del rotolo senza strapparlo, oppure deve posizionarci sopra delle cacchette di plastica sempre in numero maggiore, oppure deve praticamente prendere una sorta di contagocce, sì, una pipetta, e metterci dell'acqua dentro e bagnare la carta. Il problema è che nel tempo lui continua a rollare e continua a tirare, quindi a un certo punto, o per peso, o perché lui tira troppo forte, o perché non viene fuori il rotolo, o perché l'acqua la sbrega, in pratica la carta igienica tipo si rompe, e al termine di un round si conta quanto lungo è lo strappo di carta igienica che si è riuscito a tirare prima che si rompesse, e chi ha lo strappo più lungo alla fine è il vincitore del round. Ecco. Ma io non ho capito, quindi, ma il rotolo è un rotolo standard? Sì, cioè ci posso giocare anche qua. Devi comprarti allora, allora onestamente non ho approfondito così tanto. Comunque credo che è il regicide della merda, insomma. Se ho il rotolo standard, tu quando hai finito quel rotolo lì puoi metterne un altro, però attenzione, perché per consiglio degli autori, che sono appunto Walter Robert e Carlo Lanzavecchia, cioè per darvi un'idea, Walter Robert è quello a cui dobbiamo Idea G, cioè l'ha inventata lui insieme a Paolo Mori ancora 20 anni fa, credo, cioè è una sorta di eminenza grigia dei game designer italiani. In pratica bisogna prendere un certo tipo di carta igienica che non sia né troppo dura né troppo morbida per favorire le performance di gioco, perché se prendi quella a 8 strati ovviamente nemmeno. Quella fatta da biglietti da 200 che usa il dottor Merchant, secondo te va bene, Banda? Secondo me potrebbe andare, effettivamente. Io suggerirei al dottor Merchant di fare scorta di rotoli da 200, appunto, perché secondo me col successo di Captain Wonder Cape potrebbe effettivamente fare veramente un bel business. Potrebbe venderli rotoli sul sito direttamente. Sì, per smerciare premium edition da 400 euro. Eh sì, eh sì.
Anche perché tu mi insegni già che ci sarà la corsa a Captain Wonder Cape, tutti lo vorranno e a un certo punto, come durante i primi mesi di Covid, nei supermercati non troveremo più rotoli di carta igienica. Sono d'accordo. Chi sono avrà d'accordo. Fatto scorta di Captain Wonder Cape sarà bello e contento. Sarà salvo. E gli altri... Comunque... dura. No, no, credo che non veniamo pagati abbastanza dal dottor Merchant, perché gli offriamo anche queste iniziative di business for free. A me spaventa solo che qualcuno possa proxarlo. Se qualcuno lo proxa a casa, quello potrebbe spaventarmi un pochino. Assolutamente. Rischiosissimo, effettivamente. Ci proviamo. Comunque, vabbè, ragazzi, abbiamo colpevolmente lasciato fuori Captain Wonder Cape dalle nostre prove. È bello sapere che nel mondo ci sono anche questo tipo di giochi. E se voi l'avete provato, magari mandateci una foto con i vostri risultati di carta igienica rotta e sapremo, magari ve la pubblichiamo anche su Facebook o su Instagram. Aspettiamo no, i vostri o contributi. Anche no, o anche no, ma insomma, vi vogliamo bene lo stesso. Non è detto. E comunque, invece, per quanto riguarda Witchstone, è un gioco che mi ha abbastanza incuriosito. Io non sono riuscito a provarlo, non so se qualcuno ce l'ha fatta, ragazzi. Ho provato ad andare allo stand della Divia a provarlo domenica, però lì a Modena, però tutti i tavoli erano occupati, c'era veramente un bel bordello di gente, quindi non sono riuscito, anche se una gentilissima dimostratrice allo stand di Vingenos mi ha... insomma, in breve un po' ho spiegato il gioco di anche se onestamente avrei preferito appunto giocarlo per capire meglio come resta. Sì, c'è una specie di piazzamento tessere in cui tu raccogli la tua tessera nella tua plancia personale. Sistemi queste tesserine e poi in base ai bonus che raccogli ti muovi anche su una plancia comune gigante in mezzo al tavolo e raccogli bonus e fai un casino di punti. Io onestamente ne sapevo pochissimo, però mi informo perché non è l'unico Emanuele che ne parla. Guarda, in questa, Alberto De Giullari, l'abbiamo incontrato io e me, che ci ha detto che è il gioco che gli è piaciuto di più di tutto Modena Play. Era il suo top gioco, one. Sì, perché ha detto che all'inizio non gli dava una lira, invece dopo giocando ha detto che con l'andare del tempo e la costruzione delle combo è uno di quei classici giochi in cui tu parti dal niente e a un certo punto quando fai una mossa ne triggeri altre 18, quindi molto vede che è parecchio comboso, parecchio comboso. L'unica roba che ti ho detto è che a me a vedere la confezione dietro un attimo l'ergonomia mi butta via, cioè non ce la faccio onestamente. È un'ergonomia che mi uccide. Tanti pezzi piccoli troppi pezzi piccoli. Sì, Emanuele comunque chiude dicendo: risposta definitiva a Witchstone, bel puzzle, interazione quanto basta e il buon Knizia riesce a fare in modo che tutti i pezzi si incastrino elegantemente. Chiaramente per gli standard di Knizia qui c'è un casino di roba dentro questa scatola. Tra l'altro un'ottima... Possiamo dire che il coautore è Martino Chiacchiera. Sì, Martino Chiacchiera. Cioè, non è proprio da scartare, nel senso che... Si hanno fatto anche un bellissimo video trailer per presentare il gioco. Quello lo ricordo anch'io. Ok ragazzi, andiamo al prossimo Patreon che si chiama Lorenzo Messina, un altro idolo delle masse con cui io e Ale abbiamo giocato a Glow. Infatti Lorenzo dice: top gioco per me anche solo per averlo provato con voi Glow. Questo ovviamente non è proprio un giudizio, come dire, obiettivo, cristallino. È un giudizio un po' partigiano, ma noi apprezziamo comunque. Va bene. E dice: anche se Borgo Parmigiano si è rivelato il più divertente. Worst proprio emoji della cacchetta, mai più giocherò a Mantis Falls. Brutto, ingiocabile, ignobile. Allora, ma ci sono un po' di cose. Ignobile addirittura. Ci sono un po' di cose. Allora, Ale, Borgo Parmigiano, è il tuo momento. Borgo Parmigiano è il rifacimento di un gioco che era Castle Rockfort, una cosa del genere, se non ricordo male. È alla fine anche Rockfort è un formaggio, tra l'altro. È un formaggio. Ovviamente sì, ci sono dei topolini che devono raccogliere il formaggio, fare incetta di formaggio. È un gioco che ha sicuramente un approccio molto da bambini, tra virgolette, infatti è indicato da 6 più anni, però in realtà nasconde dei sottolivelli anche di strategia, di pianificazione delle mosse notevoli, perché sfruttando un sistema che è similare a quello di Labirinto, voi praticamente dovete andare a muovere queste tesserine che rappresentano le aree del borgo, che possono nascondere o una trappola oppure il formaggio che dovete raccogliere. Quindi dovete decidere in modo abbastanza consapevole e anche abbastanza astuto dove e come muovere i vostri topolini. È un gioco un po' particolare che unisce appunto un po' di tattica sul movimento anche a un po' di bluff, perché voi potete tenere
nascosto il target di un vostro avversario per impedirgli di andarlo a prendere, e potete anche in un certo senso farlo cadere in trappola. È un sistema un po' interessante che non ho avuto modo di provare, l'ho studiato proprio dopo che ci siamo messi a discutere di questi titoli dei nostri Patreon. Effettivamente vediamo, sarebbe, Ale, sarebbe ma chi lo porta in italiano? Ti lo ricordi? In italiano no, adesso controllo al volo perché sinceramente... Ah, Red Glove la porta in italiano, poi, che poi ne ha fatto una riedizione. Puoi abbassare un pochettino il tuo ingresso, Ale, perché mi stai trapanando i timpani, non credo di poter... Forse ho dei piccoli rivoli di sangue che mi escono dalle cuffie. Vedo cosa allora... posso fare. Grazie, Ale. Allora, Lorenzo, mettiti in sciarpa, per invece... butto e fai l'accento tedesco. Esatto. E non c'è un grandissimo una grandissima motivazione del perché Mantis Falls non è piaciuto in quel modo, Ale, però siccome so che tu sei l'esperto di noi di Mantis Falls, puoi provare a ipotizzare un perché questo gioco abbia ricevuto, come dire, una review un po', come in dire, realtà credo che la fiera positiva. Credo che la fiera sia il peggior posto dove provare Mantis Falls, perché è un gioco che basa tutto sull'atmosfera e sulla gente che avete al tavolo. Il conoscere chi avete seduto di fianco aiuta anche a fare delle supposizioni sul fatto che sia o meno un testimone piuttosto che il killer, che è un gioco che basa moltissimo sull'atmosfera che crei, quindi provarlo in mezzo alla confusione, gente che passa, gente che si ferma a guardare, che magari ti fa domande durante la partita, lo vedo un po' arduo. È un titolo okay. Comunque che anche quando abbiamo provato la prima volta è un titolo divisivo, perché è il classico titolo che non ti può lasciare indifferente, o lo ami alla follia oppure lo odi completamente, e soprattutto dopo una partita, dopo la prima partita è impossibile capire se è il gioco okay. Che fa per voi o meno, perché alla prima partita non riesci a capire come, soprattutto se sei il killer, come muoverti. E se sei okay. Testimone, che carte usare, quindi ti trovi un po' immerso nel casino e tendi a usare le carte un po' a caso, ovviamente. Benissimo. Annacquando l'esperienza. Io questo argomento torna proprio adesso con Alex Donati, che dice: il migliore è stato Cora. In due turni ho visto le potenzialità di un titolo che certamente non brilla di originalità, però ci giocherei altre 100 volte. Allora, io so che moltissime delle demo di Modena erano limitate nel tempo, quindi sì, era sostanzialmente esatto. Forse 2-3 turni a dirla tutta, a meno che non giocavate a One More Quest con Mac, che vi faceva fare tutta la l'avventura no. Di One More Quest intera. Ci credi che delle 5 demo che ho fatto sono stato sempre sotto l'ora di gioco? Ecco, quindi pensate un po', ragazzi, la grande qualità di Mac come master. No, più che altro questo vuol dire che finalmente riuscirò a farvi le one shot, ragazzi. Esatto. sembra incredibile. Tutte le one shot passano sotto One More Quest, quindi. Esatto. One More Shot. Ale, io non mi ricordo se di Cora avevi parlato settimana scorsa, perché so che tu l'hai provato. Non so se qualcun altro l'ha provato, Cora. Io non ce l'ho fatta. Cora l'abbiamo solo citato durante la live. Cora è un gioco che mi ha... diciamo diviso molto, perché da un certo punto di vista è un gioco che sicuramente ha tanta attrattiva, perché il sistema di combo di carte, il sistema di sviluppo della civiltà è tutto fatto estremamente bene. Tra l'altro, per essere un titolo Yellow, è decisamente un titolo pesante di Yellow, perché ci ha abituato a giochi che non dico siano filler, ma comunque giochi più leggeri, destinati un po' a tutti, a un'utenza veramente molto ampia. Cora invece è un gioco più rivolto a quelli che sono gli hardcore gamer. Il problema qual è? È emerso durante una partita da 4 turni, quindi capite bene che non è possibile capire quanto effettivamente impatti questa cosa certo. A livello di gioco. Però essendo un gioco basato fondamentalmente sulle combo, le carte politica, che sono quelle che generano le combo con le vostre abilità di fazione, di civiltà, hanno un peso specifico enorme, e se vi capita la carta giusta, e tra l'altro facilitati dal fatto che le azioni che scegliete le potete ripetere tutti i turni volendo, voi semplicemente, se beccate una combo forte, cominciate a vignare come bestie fino alla fine della partita, lanciando mentre sempre gli altri restano indietro, mentre dici? Gli altri restano indietro, a meno che anche loro non abbiano la fortuna di trovare una combo altrettanto efficace. Okay. O riescano a costruirsela, però ovviamente per costruirla ci vuole molto più tempo rispetto che non pescando una carta.
Ok, Alex l'ha apprezzato molto, comunque diciamo che tanti dei nostri Patreon, essendo giocatori piuttosto consumati, dopo qualche turno si intagliano abbastanza. E per quanto riguarda invece il suo gioco peggiore, anche lui dice Mantis Falls, però dice che alla fine è stato più che altro un problema di spiega, cosa molto comprensibile data la natura particolare del gioco, tanto è vero che scrive: alla fine, vista la sua particolarità e la bellezza dei componenti, me lo sono preso, quindi l'ha comprato lo stesso e l'ho portato a casa. Leggendo quindi il regolamento ho capito che in fiera avevo giocato a qualcosa di completamente diverso, quindi gli darò un'altra possibilità. Ci sta, è un gioco che sappiate è complicato, il primo approccio non è proprio dei più semplici, come ha già spiegato Ale. Questa cosa a me ricorda Yokohama, quando l'ho portato la prima volta, quelle regole sbagliate che volevo dar fuoco a tutto e a tutti. Però era un altro gioco. Era un altro gioco. Ma Ale, anche quando, quello anche quando lo provi con le regole giuste... scusa, anche con le regole giuste non è che sia proprio il top. Però, no, vabbè, ma era comunque più bello che come l'ho provato io, cioè. Okay. Io dicevo che invece Cora mi interessa molto provarlo, perché quando l'avevo visto a Norimberga ancora inizio 2020, avevo assistito ai primi turni anche io, in realtà, lì allo stand della Yellow, e devo dire che però mi aveva colpito perché c'era tanta roba da fare ogni turno, ma sembrava essere molto soddisfacente come gioco. Sì. Ecco. Infatti è un gioco che sicuramente riproverò, perché non posso fermarmi a una prova di 4 turni. Infatti penso che ti accompagnerò, se sarà possibile, Ale, perché mi interessa. Ok, ecco, ragazzi, vado con Marco Zuccaroli, no scusate, Marco Zuccaroli, sì, proprio lui, grande Marco. E Best of Modena è Astoria, la ferrovia degli animali, che nasconde dietro degli stupendi disegni animati, dei disegni di animali pucciosi, un ferroviario azionario con aste dalla cattiveria unica. Ma dai. 1830 con gli animali, Ale? Sì. Lo chiedo a te, perché allora, è un gioco di cui ho accennato durante un round up nel 2018. È un Kickstarter che partì a settembre 2018 e che mi aveva attratto soprattutto per le illustrazioni di Annie Stegerard, che è questa illustratrice che con lo stile rococò praticamente le hanno fatto confezionare questi animali antropomorfi che rappresentano un po' tutte le fazioni di gioco. A livello di disegno a me ha colpito tantissimo. A livello di gioco era un ferroviario con aste, che sapete sono un po' allergico io alle aste. L'ho osservato un po', sinceramente non l'ho provato in fiera, mi sono andato a vedere un paio di video di Raccoon Tycoon, è il titolo originale, invece Pendragon lo porta come la ferrovia degli animali. Ah, Raccoon Tycoon, l'ho visto, ma è stupendo Raccoon Tycoon, due anni fa, il gioco di parole era bellissimo, e fu presentato anche ad Essen nel 2019, quando io non c'ero, però fu presentato là. È un gioco che basa, ovviamente è esattamente quello che ha descritto nella mail, cioè è un ferroviario con sistema di aste bastardo fino alla fine. Utilizza sistemi per creare la propria città, creare con le carte ferrovia, le carte città, creare delle combo che accumulano punti e che si basa sull'accumulo di risorse, carbone, legno e via dicendo, per poter appunto costruire tutti gli edifici che vi servono a livello di strategia di gioco. Andrebbe indagato, sinceramente non mi ha... Per me l'unico ferroviario di aste iperfigo è Irish Gauge, che ho. Sai che è uscito l'altro? È uscito quello nuovo, Ale. È una bomba atomica. È uscito quello nuovo, il nuovo Gauge. Sì, comunque il nuovo titolo della serie. La roba che mi fa ridere di Raccoon Tycoon è che il raccoon, tutti dicono: ah, che carino l'animale puccioso, no, fa cagare, il procioso, un topo orribile. No, il procione è bellissimo. No, ragazzi, invece il procione, il raccoon è uno degli animali più cattivi della terra. Siccome hai detto che ovviamente, come i titoli ferroviari in genere, sono titoli cattivissimi in cui ci si scanna all'asta, voglio dire. E anche in questo caso loro non hanno scelto, secondo me, un animale a caso, hanno preso il raccoon perché mi sembra una teoria molto ardita, banda, però perché ci ha un sta. Aspetto puccioso, ma in realtà è un animale cattivissimo. Io pensavo inizialmente che fosse
Rocket Raccoon che si era finalmente messo nel business dei treni spaziali, ma purtroppo non è così. Sono direi molto che possiamo deluso. Passare oltre. Sì, grazie. Allora, dunque, Riccardo Civiero, grandissimo, che mi fa una proposta, mi dice devo fare un intervento Herd Mentality versus Ensemble. Allora, Ensemble mi sembra una variazione sul tema di Dixit, onestamente non l'ho provato, però visto che me lo consigli Riccardo, boh, provo a darci una possibilità. Non mi ispirava tantissimo, mi sembrava già visto e ho distrutto tutti i miei gruppi di gioco a forza di Dixit, per cui se propongo un gioco simile Dixit probabilmente la gente si butta giù dalla finestra. Però insomma io sono aperto a tutte le novità, sapete che mi piacciono un sacco i party game, quindi magari ci provo, ci do una prova. Guarda, Ensemble l'ho provato a Lucca 2019, quando sono andato, c'era lì Luigi Ferrini, che è uno degli autori. Ma c'era già? Allo stand di Genos. No, aveva la versione, quella, il prototipo. Sì. Allo stand di Genos. Sì, è vero. Abbiamo fatto una partita rapidissima. In realtà è molto figo. Cioè il sistema che usa, che ovviamente, vabbè, è associazione di immagini, è veramente molto bello. Sì. Ma di chi è la lavastoviglie che gorgheggia? Non so. Sì, penso sia, spero non sia la Daphne. No, è la lavastoviglie da me. Okay. Ah, ok, ottimo. Ragazzi, stava facendo la quinta sinfonia, però Ale, non ci posso fare niente, ragazzi. L'orario l'avete scelto voi. Avrà lo start and stop. Allora, facciamo, poi dice sempre Riccardo Civiero. Allora, facciamo una premessa: essendoci solo stato solo sabato con tutta la gente che c'era, amico mio, non c'eri nel 2019, evidentemente, e avendo passato la mattina in coda agli stand Crani a Asmodee per comprare due giochi, sono riuscito a sedermi al tavolo per provare un solo gioco, il nuovissimo Istanbul. Onestamente, ragazzi, io questa cosa non mi sono un po' basito. Io credo fosse il big box di Istanbul. Potrebbe essere. Scusate, ma non ho assolutamente news di una nuova edizione di Istanbul. Cioè, giuro, se voi vedete su BGG se c'è, ma non credo. No, io non ho visto niente, ho controllato banda, non magari visto è veramente niente. La big box con secondo tutte me le, era con la big espansioni. Box di Istanbul, perché è uscita da poco, da relativamente poco. Probabile. Cioè, comunque ragazzi, Istanbul un grande classico 2014, il gioco che si basa sul meccanismo del Mancala, quindi pieno di, per alcuni con delle strategie dominanti, per altri no. Comunque, beh, quella del gioielliere, le prime volte che ci giocate tutto, vi, insomma, vi piace un casino. Le prime volte che giocate vi piace un casino. Comunque meccanicamente è una perla, veramente. Cioè, a livello di fluidità, sì, sì. E il meccanismo del Mancala è bellissimo. Quello sì. Il gioielliere. Esatto, è sempre, vabbè, comunque esplorate questo vecchio classico e non ve ne pentirete. Niccolò Chioato, ecco qui cambiamo un po' genere. Ovviamente Niccolò dice Descent 3. Perché, vabbè, anche se io, come ho detto settimana scorsa, Descent 3 sono un po' scettico, perché secondo me in fiera non si riusciva minimamente a capire il livello del gioco. Guarda Jack, posso dirti che l'altra sera, complice una serata free sponata inavvertitamente, mi sono recato da banda e abbiamo fatto un try veloce, e cioè noi abbiamo fatto un altro, non è nemmeno lo stesso gioco. Cioè, Jack, ti senti un po' tagliato fuori come me? No, ieri sera ero da banda e non so come mai, probabilmente dopo che sono andato via è arrivato Mac. No, ieri sera è stato ancora venerdì. Ho potuto fare sta cosa e devo dire che un try veloce, e devo dire che confermo che assolutamente era un altro gioco. Ecco, per chi lo chiedesse, ieri sera ero da banda, ma non a giocare, eravamo coi bimbi, e quindi il top gioco è stato la pallina dei Lakers versus la porta il trattorino che fa i rumoretti. Boom, boom. Beh, guarda, io sto giocando con il mio frutteto, il primo frutteto della ABA da circa una settimana. Viola lancia le mele in giro per la casa. Il problema è che le mele sono grosse come palline da golf, in legno pieno. il danno è dietro l'angolo. Fanno i buchi nei muri se mira bene, quindi è un po' pericoloso. Comunque Nicolò dice, solitamente io taglio tutti i complimenti, però vabbè, diciamo che ogni tanto ne metto qualcuno, però dice il mio top, sempre Nicolò dice, ma il mio top assoluto per questo Modena è stato bermi una birra con banda e Mac e chiacchierare di giochi, Descent, foto e amenità vari. Quindi grazie Nicolò. C'è di là di salutare Nicolò, il suo amico con cui ci siamo appunto intrattenuti a Bernabirra. E lui secondo me era già partito da casa con l'idea di prendere Descent 3 e lo ammiro per il fatto che, nonostante abbia fatto una demo in fiera, e la demo in fiera di Descent 3 è l'ultima cosa che bisognerebbe fare per invogliare la gente a comprare il gioco, perché in realtà vanno via tutti che non lo comprano, perché la demo di Descent 3 è terrificante in mezzo al casino,
Comunque dai, alla fine vuol dire che nonostante il poco che ha visto ci ha visto qualcosa di veramente buono, perché ha confermato l'acquisto, se l'è portato a casa, era più forte della ragione. Sì, sì, insomma, se anche quella è un mega scatolone da 175 bombe. E poi ha scritto: come prove di giochi sono riuscito finalmente a provare Terra Mistica, immagino dai Goblin, che avevano tutta una serie di giochi dai vecchi e ai nuovi, e scrive: era una mia lacuna che dovevo assolutamente colmare e ora devo procurarmi gioco e nuova espansione per il solitario, così imparo a provare i capolavori. Beh, comunque, insomma, diciamo che Terra Mistica... Respect! Ma sai una roba che mi fa morire? Sì, sì. Una roba che mi fa morire dal ridere è che praticamente quando voi andate alla Tana dei Goblin, loro hanno praticamente tutti i giochi disponibili, più hanno anche quelli che gli editori non riescono a far provare ai loro banchi, quindi tu gli puoi chiedere qualunque novità e loro tendenzialmente una o due copie ce l'hanno, no? E ogni volta che passo di là c'è gente che gioca ad alta tensione, cioè tu dici ma... Beh, sempre da anni. Cioè, vanno a Modena, allora, Play, attenzione, hanno il tavolo apposta, cioè, che ti fa venire voglia, banda. Jack, vai a Modena Play e giochi ad alta tensione, cioè allora... Ma bro, se ne hai solo sentito parlare, sì, e magari lo vedi lì disponibile, dici vabbè, proviamo sto classico, come ha fatto Nicolò con Terra Mistica. Sì, ho capito, ma insomma... Perfectly, cioè, normal fenomeno, come diceva quello di Chernobyl. Sì. Bene, andiamo con Alex Cabrini, che scrive un intervento in contumacia. E qui mi sembra che dovrò coinvolgere Mac. Alex Cabrini scrive: è stato un piacere rivedervi al completo nella live di Modena. Grazie Alex. Io purtroppo quest'anno non ho potuto partecipare in caso una persona fragile, quindi devo rimanere con una certa cautela. Perfettamente legittimo. Bravo, hai fatto bene a stare schifo. Bravo Alex. Comunque, come forse si evince dall'oggetto, volevo condividere con voi anche il fatto che in questi giorni mi sono consolato con Aliens Another Glorious Day in the Corps. Mac, vogliamo dare diciamo dignità a questo intervento di Alex, che in mancanza di Modena Play si sta sparando a questo titolo di cui io non sapevo assolutamente nulla, caro Mac? Caro Jack, perché non stai attento ai particolari. In realtà, il titolo è abbastanza recente, nel senso che è approdato da noi in tempi recenti. È della Gale Force 9 sostanzialmente... Quindi non è approdato da noi? Perché è approdato dalle nostre parti, diciamo. È possibile recuperarlo anche da noi, ovviamente per canali... Ma non c'è in italiano, tipo, mi confermi? No. Almeno che io abbia visto... Comunque in svariati negozi lo vendono già, cioè ve lo dico. Sì, 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 esatto, era preordinabile all'inizio di, era preordinabile 3 anni fa abbondanti, e poi per i ritardi, tutte le varie cose, comunque adesso finalmente si riesce a trovare pur da noi, e sostanzialmente la Gale Force 9 cosa ha fatto? Ha costruito un gioco attorno al film di Aliens, è ovviamente ispirato proprio alla pellicola di Cameron. E lo fa con un survival horror, ovviamente ad ambientazione spaziale, dove i giocatori sono chiamati a interpretare i marine coloniali, proprio quelli del film. Quindi trovate X, trovate Ripley, trovate Vasquez, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che hanno un sistema per cui tutti i personaggi che non vengono selezionati, sono 6 in tutto se non erro, più Newt, che è un personaggio speciale che viene utilizzato in determinati scenari, appunto i personaggi che non vengono utilizzati nello scenario assumono il ruolo di grunt, ok? Quindi di soldati tra virgolette normali. In sostanza la plancia del giocatore, del personaggio, ha 2 facce, una con delle caratteristiche migliorate e delle abilità speciali che possono essere utilizzate durante il turno, e un'altra dove semplicemente ci sono delle caratteristiche e stop, non ci sono abilità speciali, eccetera eccetera. E per il resto il gioco è da quello che ho potuto vedere, perché io non sono ancora riuscito a provarlo, ahimè. Un particolare che so di per certo è che, a differenza dei classici titoli di questa fascia e di questa tipologia, in Alien Another Day in the Corps Another Glorious Day in the Corps ci sono le miniature da montare, sono miniature a dimensione zombicide, e però appunto bisogna armarsi
di santa pazienza, soprattutto per chi non è fan dei giochi GV, sarà un'esperienza Mac, diciamo un po' tra diversa. Tra l'altro da fuori solito sembrano brutte come non mai. Ma oddio, insomma, beh, c'è, insomma, c'è di peggio. La miniatura di Ripley non è male. C'è anche quello lì che tradisce, come si chiama? Burke. Esatto. Sì, sì. Burke. C'è anche la miniatura di Burke, sì, sì, con, beh, proprio infatti, l'abbigliamento del film. Cioè, i pazzesco. Personaggi sono abbastanza variegati anche e ti permettono di interpretare appunto un po' tutti i ruoli. Ci sono delle missioni one shot che sono principalmente delle missioni di survival e poi una campagna di quattro scenari, se non vado errato, che può essere giocata missione singola ovviamente oppure una di seguito all'altra, per ricreare proprio le atmosfere del film. C'è un bel sistema di controllo degli alieni ovviamente con intelligenza artificiale che ti permette di ricreare la sensazione anche dei i famosi blip, no? che vedevano i marine sui loro scanner, classiche carte, evento, pericoli alla esco dalle fottute pareti. Esattamente, c'è tutto il cucuzzaro proprio. E di base ho visto che tutto sommato la ricezione è stata buona, il titolo è piaciuto e dicono che ricrei piuttosto bene il feeling, ecco, del quando è che lo compri Mac? Non penso che lo comprerò, ecco. C'è Nemesis e quindi mi basta. Beh, comunque, beh, insomma, questo è un po' diverso, qui mi sembra un po' più, come dire, barretta fracca e muso duro contro gli sì, e poi allora, c'è Vasquez, me... e poi c'è Vasquez, onestamente. Ecco, se ti piace, se vuoi comprartelo tu, già che accomodi pure. No, in realtà devo ammettere che le mie... Però questo gioca in solo, invece in Nemesis no, mi pare. Anche, esatto, sì, no, anche in Nemesis poi... Okay, Nemesis, okay. Cioè, con il... si può giocare in solo, vero? No? Sì? Non mi ricordo, secondo ragazzi. Secondo me no. No, con uno dei moduli di Nemesis, di quelli usciti durante la campagna. O no, no, è forse in lockdown che si può giocare. No, no, si può giocare tranquillamente in solo Nemesis. Ecco. Sì, sì. Ah, ok. Ricordavo di fare. Ti tradisci te stesso. Sì, sì, ti autotradisci. Ah, no, ovviamente diventa un survival. Un cooperativo, ovviamente. No, no, si può superare. Fai che la mano destra non sappia ciò che fa la sinistra. A un certo punto ti tiri un backstab e dici, ah. No, però una cosa interessante di questo titolo è che ha una meccanica particolare per la mira, ovvero che si possono spendere azioni per mirare sostanzialmente e a seconda di quanto tu fai fuoco verso gli alieni, che molto spesso sono molto numerosi, la tua mira decresce, quindi spari sempre meno bene, oppure perché puoi decidere appunto di rischiare di più e sparare invece con una qualità maggiore. È una cosa un po' particolare che secondo me ricrea, ecco, il feeling proprio di fuoco, di copertura che c'è in Alien. Ci sono le torrette, Mac? Ci sono le torrette? No, non mi pare che ci siano le torrette. Forse ci sono nell'espansione, perché in realtà il gioco è già ben fornito di espansioni. Ce ne sono già uscite due. Ho visto una barca e tutta di la serie. Esatto, se andate a vedere sul sito della Gale Force 9 c'è veramente... Secondo me se ci sono le torrette, Mastro Caio se lo compra domani. Ci sono le casse, c'è la Alien Queen, ci sono dei nuovi heroes disponibili, insomma c'è parecchia roba. Appunto, il gioco è di qualche tempo fa, quindi è disponibile parecchio materiale, quindi ma se mi capiterà comunque un try ce lo farò volentieri. Ecco, purtroppo ci sono le foto del film e quindi questo per me è abbastanza un down. Lo so, ragazzi. Ecco, sì, giusto. Quella cosa lì è un po' un handicap. Sì, a me non piace, però insomma c'è chi piace, no, comunque è proprio il film, la roba più simile al film che io abbia mai visto. Mac, tu vedi Banda e Ale per caso? Sì, io sono eccoli qua. Perfettamente. Bene, scusate un attimo, ho avuto un momento di down, ripartiamo di slancio, quindi se siete da soli vi piace un casino Alien, potete seguire il consiglio del mitico Alex Cabrini. Passiamo ora a Giorgio Saviotti, che ne ha per tutti i gusti, ha fatto una bella lista di giochi che gli sono piaciuti un casino e una bella lista di giochi che invece proprio non gli sono piaciuti. E noi, caro Giorgio, ce li leggiamo tutti. E sono allora, i giochi che gli sono piaciuti di più? Res Arcana più Joseph of the Lion. Devo dire, ragazzi, niente Max da dire su questo. Che doppiettone. Tra l'altro Res Arcana secondo me è andata veramente fortissimo, anche perché gli vendevano anche la prima espansione Lux e Tenebre e adesso è stata annunciata la seconda, che Asmodee dovrebbe portare nei prossimi mesi. Non mi ricordo il titolo della seconda, comunque è veramente un gioco, veramente un bel gioco Res Arcana, piccolino. Ho visto una marea di gente con la scatola nella saccoccia, cioè, a chi veramente piace, tanti. A chi piace il gioco di carte con le combo, beh, questo è la morte sua, insomma.
E su Jaws abbiamo parlato mille anni, attendendo l'uscita italiana. Attualmente il gioco, se masticate l'inglese, costa meno di 50 euro. Credo il miglior rapporto qualità-prezzo ever. Sì, ever, in fiera, ever in fiera, credo di averlo visto a 44, vi dico solo questo. Sì, proprio, cioè, girava in inglese a 44. Un furto. Robe, sì, sì. Altra citazione di Giorgio: gli è piaciuto molto i giochi della Smart Games. Questo Ale ne ha parlato in trasmissione settimana scorsa. Sì. Sono dei puzzle molto plastici, molto materici, portati in termini in calamaro. Ale, confermi? Figata totale. Sì, sì, confermo. Tra l'altro ne ho comprati tre, quindi sì, confermo. Esatto. E poi Regicide, che tra l'altro è stato giocato con Banda. Io non so, Banda, tu hai fatto una partita con Giorgio? Ricordi di aver fatto una partita con Giorgio? Guarda, Jack, ho giocato, credo, Regicide con 15 persone diverse in 3 giorni di fiera. E a parte che è il mio intervento di oggi, comunque l'ho fatto provare davvero a tutti, editori, autori, colleghi, e tutti hanno detto semplicemente wow. Cioè, anche ai Patreon a cui l'ho fatto provare, ci siamo messi lì fuori, c'era appunto questi due nostri Patreon, quelle morose, e gliel'ho fatto provare, io li sovrintendevo, gli spiegavo le regole, e loro secondo me sono andati a casa e si sono fulminati di partite. Ok, poi invece passiamo dalle carezze ai pugni di Giorgio, che dice dei giochi che non gli sono proprio piaciuti. E parte con Draco, dice: mi è sembrato blando e piuttosto in due giocatori gioco ad altro, anche solo un HeroQuest. So che non sono lo stesso tipo di gioco, ma non mi ha proprio colpito Draco. Allora, a parte questa idea un po' ok, vorrei raccontare in brevissimo il mio aneddoto di Draco, perché a Play Lonigo avevo avuto modo di provare il set, quello del drago contro i nani, okay. No, praticamente avevo avuto modo di provare il set del drago contro i nani, e l'avevo fatto provare anche ad Ale, grazie a Simone di Valdagno, insomma, quello ex giochi di Simone. E devo dire la verità, l'avevamo un po' sottovalutato come titolo. Poi a Modena ho avuto modo, grazie a una delle due ragazze del club della Tovaglia che lo spiegava allo stand Gaeton Games, di provare la versione, quella Cavalieri contro Troll, che mi ispirava di più rispetto a quella del Drago contro i Nani, che se non erro Ale è quella storica. E sì, praticamente io ovviamente arrivo lì, cioè a Draco ho fatto una partita, mi siedo e sto per fare la seconda, no, che ti incontro dall'altra parte uno che è ottavo dan di Draco, che ha comprato il gioco il giorno 1, 10 anni fa, quando è uscito, e ha fatto 1000 partite, conosce tutti i segreti del gioco, e penso a posto, mi divertirò moltissimo, mi massacrerà. E invece questo sfortunato avventore non pesca carta difesa, e io in 4 e 4-8 gli fulmino tutti e tre i personaggi. Sono praticamente a un millimetro dalla vittoria, ma lui, prima di morire con il cavaliere, riesce a richiamare in gioco un arciere riservista, ok? Un arciere riservista che è praticamente l'ultima ruota del carro. E se ci credete, arciere riservista contro due troll quasi full ha vinto lui alla fine. Beh, c'erano le carte buone tutte in fondo. C'erano tutte le carte buone, no way, in fondo. Cioè, io infatti ho detto vabbè, cioè io me la sono anche risa, perché lui era disperato, io invece ero lì che dicevo vabbè, finirà in tragedia, ed è finita in tragedia. Comunque veramente grande onore all'arciere riservista, perché non, una roba del genere non sarà mai vista con la rima. Tiè. Andiamo con gli altri schiaffi di Giorgio. Con il secondo è per Glow: mi è sembrato caotico e non molto avvincente, complice anche il fatto che ho tirato e scelto sempre dei pessimi dadi. Vabbè, questo può essere un po' un confirmation bias, non so, però effettivamente è un gioco caotico, nel senso che, come abbiamo spiegato in trasmissione settimana scorsa, ci sono dei momenti in cui ognuno fa quello che vuole, sì, non si capisce assolutamente nulla ed è incontrollabile. Esatto. Esattamente. E Dungeon 6, non so quale sia. Dungeon 6, ma il prezzo di cui ha parlato Mac? Sì, no, non ancora. Solo che spiego quello che dice Giorgio. Dungeon 6 ci è piaciuto, ma il prezzo di 60 euro, manuale base più prima espansione, ci è sembrato eccessivo, anche se contiene poi tutta una serie di tile e segnalini. Inoltre, attendo a breve la mia copia pleggiata di Mini Rogue, e penso sarà un'esperienza migliore. Qualcuno vuole aggiungere qualche commento?
Dungeon Six, sì, è un titolo che, se non lo confondo con qualche cos'altro, ha già qualche annetto sulle spalle, e, ed è un dungeon crawler molto vicino a, come spirito, anche a un gioco di ruolo. Ha i tasselli, le plancette per costruire questo, questo labirinto, questo dungeon, un po' come avviene con i dadi in Four Against Darkness, fate, fate conto. Però ecco, la, le schede dei personaggi sono proprio articolate, c'è modo di fare esperienze eccetera eccetera. Diciamo che per essere un introduttivo al genere è molto comodo, perché all'interno della scatola, sebbene non ci siano miniature, ci sono vari standees di cartone che possono essere assemblati per utilizzarli con la plancia. Io mi ricordo però che uno dei suoi punti di forza era proprio il fatto di costare relativamente poco. Evidentemente è un'altra, è un'altra versione, appunto con la prima espansione che ne ha alzato il prezzo, o magari è stato fatto un regalo di qualcosa, però... Più che altro, non... ragazzi, cioè, scusate, ma Jojo The Lion costa meno. Cioè, no, nel senso, bello Dungeon Six, ma purtroppo Ubi Maio. Cioè, a meno che non abbiate già giocato a manetta. Beh, sono, sono esperienze anche molto diverse. Dungeon Six è proprio anche per novizi, mentre Jojo The Lion comunque ha bisogno magari di uno steppettino in più, ecco. Comunque ecco, è poi... Kickstarter del 2020, quindi non è così... Non è così, così vecchio, no, no, beh, non sembrava qualche... proprio... è del 2020 il titolo della Chiappa Sony. Sì, sembra proprio l'alternativa proprio... Mi sembra che sia passato un milione di anni. Io effettivamente l'ho comprato, sì, mi pare fosse Natale l'anno scorso, e ce l'ho là in attesa di essere testato più a fondo. Esatto. Davvero? Sì, sì, sì. Oh, okay. Sì, 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 ma infatti... No, 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 l'ho preso perché, ma mi ricordo di averlo pagato meno, probabilmente perché ho sfruttato un qualche tipo di scontistica o di bonus, diciamo. E non ce l'avevi in italiano, probabilmente. No, no, ce l'ho in italiano. Sì, sì. Okay. Io invece lo confondevo con Dungeon D6, che è quello di Certifiable quello... Studios, esatto, in cui tu giochi interpretando uno che sta giocando di ruolo. Esatto, esatto, è molto simpatico anche quello, dicono. Comunque, vabbè, ne faremo, mi spiccerò a provarlo definitivamente, e così daremo il nostro parere agli ascoltatori. Bene, poi passando oltre abbiamo Matteo Faccio che cita un solo gioco, e che gioco, perché cita Beyond the Sun. Se fosse già disponibile allo stand, o allo stand Genos, o in italiano, non credo onestamente, secondo me ho qualcosa da dire, me lo dica. Speriamo esca per ottobre, ma sarà dura. Io Beyond the Sun l'ho visto solo intavolato alla Tana dei Goblin, credo ne avesse una o due copie. In inglese comunque, sì. Ma in inglese. Però Matteo, sì, comunque, va bene... Comunque la gente che lo stava provando aveva gli occhi fuori dalle orbite, perché era un gioco di una bellezza incredibile. Uno dei migliori giochi dell'anno, provati anche qui a DC, penso che l'opera prima di un programmatore cinese o taiwanese, cioè è una cosa incredibile. Cioè, questo qua ha tirato fuori dal cappello, bene la lezione. Un numero assurdo. Dunque, poi chiede quando arriva la seconda wave delle magliette. La seconda wave delle magliette dovrebbe arrivare a ottobre, quindi metà autunno, se vogliamo dirlo in maniera stagionale. Abbiamo già più o meno alcune idee, stiamo sistemando la, come dire, la grafica, vero Mac? Sì, usiamo il plurale, in realtà è Mac. Ragazzi, le grafiche sono tutte già pronte, ma perché mi avete preso? E allora dobbiamo solo stabilire... Creiamolo questo app, dobbiamo solo decidere quando l'ordine di release. Esatto. C'è il grande giallo che le magliette attualmente, quelle di Innsmouth, che sono ormai esaurite, ve lo possiamo dire, anche perché abbiamo perso le ultime due. Esatto, sono due disperse. Ci sono due magliette che girano per Modena, probabilmente le ritroviamo l'anno prossimo. Le magliette di Innsmouth sono esaurite, ma la nuova wave sarà pronta tra circa un mesetto e avremo probabilmente un tessuto più leggero, perché alcuni Patreon si sono comunque avventurati a Modena il 2 settembre con questa maglietta un po' pesante, avevano delle pezze incredibili sotto le ascelle. Comunque questo non si ripeterà con la prossima wave, pensiamo, auspichiamo. Detto questo, quindi ringraziamento a Matteo Faccio. Passiamo poi a Maurizio Giacometti, che invece ha scritto di Furnace, che è stato il suo gioco preferito provato in fiera. Posso capire, a me Furnace non è piaciuto, però effettivamente è un gioco che in fiera può rendere, perché in un'ora ti fai praticamente quasi tutta la partita e te lo godi, come per esempio Glow, vero Ale? Cioè nel senso che sono giochi
appaganti da subito. E non a caso il mio intervento di questa settimana, caro Jack. È veramente Mac, esatto. Porti Furnas? Eh beh, certo. Sì, sì, perché Mac ci aveva già giocato a manetta quando l'abbiamo provato a Perugia. E dopo a Perugia, esatto. Beh, aveva già l'intervento pronto. E dopo reiterato più volte. Posso dire, quando l'abbiamo provato al Polo non era minimamente nelle mie corde, eppure ci ho giocato, ci ho fatto due o tre partite, effettivamente funziona a manetta. Funziona a manetta, che in realtà, giusto per fare una chiosa a quello detto, quello che si dice prima di Glow, è lo stesso identico concetto di Glow, ovvero sono dei titoli, secondo me, che hanno la prima partita o le prime due partite che ti lasciano un po' così, perché ti sembra di aver giocato una cosa ma non sei proprio sicuro che sia quella, e in realtà poi piano piano nelle partite successive scatta qualcosa per cui il gioco diventa estremamente più interessante, estremamente più profondo e molto più appagante di quanto non è stato inizialmente. Questo è ovviamente, se parliamo di due generi completamente diversi, perché dove Furnas è un engine building basato sulle aste, Glow invece è un engine building basato sui tiri di dado, quindi c'è una componente aleatoria molto più alta. Però io li trovo simili come feeling di gioco, ovvero due titoli che promettono di essere, sembrano essere dei filler, ma si rivelano essere invece poi dei giochi molto più cicciosi e molto più, che hanno da dare molto di più, ecco. Però capisco che possano essere abbastanza diversi come approccio, proprio anche di piacere del gioco in sé, ecco. Mac, farai il versus Glow versus Furnas tra qualche può tempo, essere, vero? Furnas ne parlo adesso, Glow sto preparando l'intervento, quindi in occasione probabilmente del suo intervento farò un confronto. I due, ecco. Anzi, mi piacerebbe quasi fare una triplette, perché uno dei miei giochi preferiti di Modena, ovvero Codex Naturalis, secondo me si pone esattamente nello stesso segmento di questi due titoli, e potremmo fare un versus e siccome appunto Codex Naturalis ha intenzione di cominciare di approfondirlo ulteriormente dopo le partite fatte a Modena, e anche quello arriverà insomma nelle prossime settimane, perciò prima di partire per Essen non credo, perché c'ho un po' di backlog, però dopo, allora, ragazzi, potrebbe essere più facile. Like al Kickstarter, ci vediamo nel 2022 col triplo intervento. Sì, voilà. Allora, menzione d'onore di Maurizio Giacometti per Cora, Witchstone e Paper Dungeon. Cora e Witchstone ne abbiamo già parlato, Paper Dungeon è il Roll and Write fantasy che vi mette nei panni di un gruppo di avventurieri all'interno di un dungeon. Sold provato out. Da me e Ale, mi pare, allo Stand TV. No, ero io. Eri tu, Mac, scusa. Sì. Ok. Che dire, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. La povera Claude è venuta a prenderlo a Modena e è rimasta a bocca asciutta, perché è arrivata e fa: vorrei Paper Dungeon, sold out. Si sono magnati tutto. Era uno dei titoli più hot in assoluto della fiera, però sai, il tavolo poteva tecnicamente tenerne 8, poi il numero era limitato per via del Covid, però insomma siamo stati fortunati, siamo riusciti a provarlo proprio alla fine di venerdì, mi sono abbastanza divertito, non mi ha fatto impazzire, ma per carità, comunque tra i Roll and Write a tema fantasy molto, molto nerd come combo, molto nerd nel coinvolgere i giocatori in questo giro matto per questo dungeon assurdo, ha funzionato. E tra l'altro Maurizio Giacometti mi fa morire, perché dice proprio, scrive una frase che è questa, dice: giochi provati in totale 19, cioè un mostro. Madonna, cioè, non so dove. E poi vabbè, un invito a tornare a registrare tutti insieme, grazie Maurizio, lo faremo appena possibile e lo faremo sicuramente per quante più volte possibile. Andiamo con il mitico Simone, altrimenti noto come Gabriele Ponzi, non chiedetemi qual è la correlazione fra questi due nomi. E sei tu, c'è la correlazione? Non perché lo so, tu l'hai chiamato Simone, quando in realtà era Gabriele, e quindi lui ha detto il fu Simone, no? Perché tu hai sbagliato il nome in diretta. Pensavo che fosse un abuso di MDMA, no, invece. Jack però. Gabriele Ponzi, also known as Simone, lui è stato bravissimo, ha fatto 1, 2, 3, ha fatto il podio. Medaglia di bronzo per The King is Dead,
gioco che ha avuto un successo micidiale alla fiera. Banda ne ha parlato episodio 100. Sì, sì. Una quindicina di episodi fa, circa. Comunque pigliano. Veramente per il rapporto qualità-prezzo è incredibile, sì, è eccezionale. Adesso già che stai andando a trovare il numero giusto, vero, dove parla di The King is Dead. No, non sto premendo niente, non voglio usare il mouse perché poi mi tocca cancellarlo in editing, quindi no. Ti stai spegnendo pian pianino. Esatto. Al secondo posto Bloodborne, che non so in fiera come tu abbia fatto ad apprezzarlo, perché è un gioco che richiede tipo mezz'ora di spiega buona. Una bella concentrazione. Sì. Esatto. Però noi lo stiamo giocando e ha i suoi lati positivi, un titolo interessante, cioè devo dire, molto interessante, magari sì. Non sarà il titolo epocale, però è un titolo che ha veramente diversi spunti di interesse, ragazzi, e sicuramente, ne parleremo sicuramente un titolo credo che, tra due settimane, che da fuori non gli daresti così tanto, invece ti sorprende perché dà molto più di quello che pensavi. Ha veramente, veramente delle cose dentro. Specialmente che sono... il sistema di combattimento è notevole, devo dire la verità. Cioè, non è Gloomhaven, però onestamente, dopo Gloomhaven, come trick di combattimento è probabilmente più interessante che mi sia capitato. Senza dadi, non è un vero dungeon crawler, è più combattimento e più tattica. Action. Mm-hmm. E un action adventure. E al primo posto, vabbè, grazie Simone, Earthborn Rangers, assoluto numero uno per me e per Ale. Non ci dilunghiamo, ne abbiamo già parlato tantissimo settimana scorsa, uno dei titolo che vedrà la luce, verrà consegnato sostanzialmente l'estate prossima, però vabbè, insomma, grandissime premesse, devo dire. Sì, tra l'altro volevo dire che io ho avuto modo di giocarlo la domenica mattina in scioltezza, e in realtà i ragazzi di Fantasia Games mi hanno anche ricostruito un po' il background di come questo Earthborn Ranger è venuto alla luce grazie all'opera di Navarro, perché sostanzialmente pare che quando Navarro aveva il figlio o la figlia appena nata, lui di notte dormisse poco e giocava un casino a Il Signore degli Anelli e le CG, e a un certo punto è diventato una sorta di settimo Dan, questo gioco del 2012 della Fantasy Flight, opera di Nate French, eccetera, e in pratica ha voluto sviluppare un gioco che partisse dalle sensazioni della meccanica del viaggio del Signore degli Anelli e l'ICG, per tirar fuori questo titolo che in realtà sa molto di Breath of the Wild, di Zelda Breath of the Wild, cioè questo spazio enorme, questo spazio aperto che tu esplori. Beh, le premesse sono open world, sì, questo open world uniche, che tu esplori senza capire bene dove precisamente andare a fare, cioè tu puoi girare per questo luogo enorme per capire che cosa è successo nel frattempo che l'umanità ha vissuto sottoterra. Però devo dire la verità, a livello tecnico, proprio di carte, è la cosa che non ho potuto dire durante la live, lo vedi che è un gioco molto strutturato, cioè è un gioco che prende proprio a mani nude da tutto quello che sono gli LCG sviluppati da Nate French negli ultimi 10 anni, e lo porta a un nuovo livello, cioè ha creato delle meccaniche di interazione tra le carte, di passaggio di token, di modo di sfogliare il deck, ripescare dagli scarti, eccetera, che sono veramente interessanti. Su questo niente da dire. Secondo me, l'unica cosa che mi è mancata durante ho giocato un'ora e mezza, ho fatto tutto il primo scenario, e io lo sconsiglio solamente a coloro che come me dopo un tot di tempo hanno bisogno del confronto. Cioè, se voi però sentite... non sai cosa succede nelle altre avventure. Guarda, cioè... anche la descrizione che mi è stata fatta del prodotto, secondo me la forza di questo prodotto è che è un prodotto atipico, cioè qui non hai il boss, il mostro, quelle robe lì, cioè qui è un survival, quindi se vi piace il survival questo è il prodotto, card game survival, questo è il prodotto definitivo. Ma se voi volete un card game in cui ci si scontra, si fa cazzotti o altro, lasciate perdere, perché qui tutto questo è stato completamente trascurato a favore dell'esplorazione. E viva, infatti è una delle cose che mi è piaciuta di più, e tra l'altro l'ho anche detto settimana scorsa, però quello che è chiaro è che quando si prova questo gioco qua si vede che è un gioco che siccome ha una marcia in più, non so Ale se tu sei d'accordo, però quando inizi a entrare nel meccanismo, inizi a giocare, proprio questo gioco è proprio qualcosa di una categoria superiore alla grandissima parte dei giochi visti a Modena. Quando stavamo salutando, prima di fare l'ultima diretta Instagram, prima di andare via dalla fiera, te l'ho detto che volevo preordinarlo.
Poi abbiamo verificato, ho parlato anche con i ragazzi di Fantasia, ci hanno detto che in realtà non ci sono esclusive, quindi il gioco che uscirà in retail sarà esattamente quello che si è potuto pledgeare su Kickstarter, perciò alla fine aspetteremo l'uscita e poi subito in collezione. Sei tu il king of pre-order, sei tu, quindi se tu consigli che si può tranquillamente aspettare, io aspetto. Bene ragazzi, passiamo a Giorgio Canali, idolo con la sua gang romana, protagonista della post-cena del venerdì, con Furnace e Blades in the Dark, quindi bravissimo Giorgio, poco spoiler da aggiungere, Blades in the Dark, che comunque ormai è un prodotto che non dico che ha sfondato il mainstream, però ormai tantissimi appassionati di giochi di ruolo e anche giochi da tavolo che in maniera periferica comunque un po' addocchiano il gioco di ruolo, credo che abbiano, come dire, almeno approcciato questo titolo e a buon, come dire, facendo secondo me un'ottima cosa, grazie al lavoro di Grumpy Bear e di Mac soprattutto effettivamente Mac lo lanciò e lo pompò in tempi non sospetti. Beh, è stato veramente un grande spartiacque secondo me anche nel modo di intendere proprio il gioco di ruolo per molti aspetti, per cui ragazzi va provato una volta nella vita, il manuale è molto carino, molto bello secondo me, tra l'altro ragazzi me ne avete regalato una copia, ce l'ho sul comodino perché in realtà è anche una piacevole lettura, cioè proprio anche il manuale è veramente bello da leggere a prescindere poi dal gioco o meno se lo utilizzerete, ma proprio a livello di collezionismo il poter averlo in collezione è effettivamente un gran prodotto, ma anche solo come da consultare proprio come idee, anche per idee, per sessioni, esatto, cioè la cosa bella è che ci sono tutta una serie di escamotage meccanici che John Harper ha ideato per creare il suo sistema che in realtà possono essere tranquillamente estrapolati e riutilizzati in altri contesti, e questa secondo me è una delle cose più belle di questo genere di gioco e in particolare di Blades in the Dark. John Harper, ricordiamo, Jack, che è il fratello minore di Bruce Harper, quello di che Bruce è proprio lui, esatto. Sì. Ragazzi, chiudiamo questa lunga carrellata con Matteo Guli che cita Descent 3 con i dubbi e le domande che abbiamo comunque espresso già in precedenza, e poi ovviamente un ringraziamento speciale a Mac perché ha avuto la possibilità di fare una sessione a One More Quest allo stand della Horrible Game proprio con Mac, quindi esatto. Bravo Mac, ti sei anche beccato il ringraziamento di Matteo, troppo buono, di mitico M. Gull e adesso M. Gull è lui, c'è anche M. Gull è quello che spranda lo sponsor, esatto, quello sì. Che è lui che tiene la schiena dritta al munifico, no? Volevo dire che è stato proprio il gruppo in cui c'era autopromuoviti, vai tranquillo, è stato l'ultimo della giornata in cui io avevo finito, l'ultimo di domenica, avevo finito la voce tutto, però probabilmente è stato in assoluto l'avventura più divertente che ho masterizzato quella giornata, perché ne hanno fatte di ogni tipo e eravamo in 6 tra l'altro al tavolo, quando in teoria saremmo dovuti essere solo 5 per questioni proprio di limiti del sistema, ma noi ci siamo divertiti uguale ed è stato comunque l'avventura si chiamava Variante Delta, Mac, esatto Variante Delta, proprio lei. Bene, ragazzi, che dire, è il momento, come sapete, quando siamo in differita presentiamo i nostri interventi che poi vengono si espletano nella seconda parte dell'episodio, quindi è il momento appunto di presentare i vostri interventi personali, ragazzi, quindi Banda, Mac e Ale in ordine, e poi nella seconda parte ci sono proprio gli interventi, questa volta metteremo i segnalini per farvi capire dove inizia e dove finiscono gli interventi, vero Ale? Lo facciamo? Sì? Sì, beh, l'ho fatto in tutti gli ultimi episodi, ma facciamo quindi quel nuovo format di cui avevamo parlato? Non ancora Ale, quello è meglio essere tutti insieme, secondo me andiamo via abbastanza lisci. Va bene. Perché quindi... in realtà sai che abbiamo modificato il metodo in cui partiamo con gli interventi, quindi se non lo facciamo con il nuovo format allora escono una merda. Ok, va bene. Te lo dico. Allora, ok, Banda. Beh, io ragazzi porto... Cosa sta per succedere? Nel mio caso io porto Regicide, come potete aver visto dalla cover, e è un gioco che ormai non ha bisogno di spiegazioni perché è primo nella hotness di BGG da settimane, l'ho giocato a Modena con un sacco di gente, come vi dicevo, ne ho parlato bene anche durante la live, adesso ve lo spiego nel dettaglio, così ve lo comprate tutti.
Regicide della Badgers from Mars è un card game cooperativo per 1-4 giocatori. Ogni partita dura circa 30 minuti. E immaginatela come una gigantesca boss run in cui si cerca di arrivare a uccidere ben 12 boss consecutivi senza che nessuno dei giocatori in gioco muoia. Voi direte, ma perché banda con i 10.000 giochi di carte che ci sono in mercato dovremmo comprare proprio Regicide? Per tre semplici motivi. Il primo è che questo gioco è davvero bello a livello meccanico. Il secondo motivo è che è molto molto sfidante. Ma il terzo motivo e più importante sicuramente è che voi in realtà questo gioco, Regicide, Regicidio, ce l'avete già a casa ma non lo sapete, perché questo gioco si può giocare tranquillamente con un qualunque mazzo di carte da scala, da 52 carte più 2 matte. Quindi ora mettetevi comodi perché vi spiego come si svolge il gioco, dopodiché potrete già provarlo con le persone che avete intorno oppure stasera con gli amici. Allora, Regicide funziona così. Voi prendete un mazzo di carte da scala, togliete tutte le figure, quindi 4 jack, 4 regine e 4 re, li dividete appunto per tipologia e li mescolate face down. Quindi voi mettete i re sotto, le regine in mezzo e i re e i jack sopra. Quindi voi sapete esattamente l'ordine con cui avverranno gli incontri, perché quelle figure sono per voi i boss del gioco da sconfiggere, ma non sapete all'interno delle tre tipologie quali semi verranno prima e quali dopo. Questo è di fondamentale importanza per la difficoltà del gioco e per adattare, diciamo, la propria strategia in corso, ma vedremo poi per quale motivo. Dopodiché, quando avete fatto, diciamo, quando avete composto questa piccola pila di 12 carte, girate la prima, sarà uno dei 4 jack, cuori, quadri, picche e fiori. In base al numero dei giocatori al tavolo, voi andrete a dare una mano di carte che va da 5 carte in 4 a 8 carte in solo, e l'uso delle matte è riservato alle partite in 3 o 4 giocatori. Poi spiegherò le peculiarità appunto per il solo, ma sono pochissime. Dopodiché ogni giocatore può iniziare il proprio turno in che modo? A partire dal primo giocatore, egli cala una carta, esegue il potere di quella carta, che è un potere uguale per tutti in base al seme, quindi cuori, quadri, picche e fiori. Dopodiché egli infligge un numero di danni al boss pari al numero della carta che ha giocato, che quindi va da 1 a 10. E per finire il boss restituisce a lui dei danni. In quale proporzione però? I jack fanno 10 danni a ogni giocatore ogni turno e hanno ognuno 20 punti vita. Le regine fanno invece 15 punti di danno a ogni giocatore ogni turno, no round, è ogni turno, e hanno 30 punti vita. E per finire i re fanno 20 punti di danno a ogni giocatore ogni turno e hanno 40 punti vita. Ogni volta che un giocatore gioca una carta, questa rimane sul tavolo finché la somma totale delle carte giocate da tutti i giocatori non è sufficiente per sostanzialmente per uccidere il boss che al momento è face up. Quando il boss viene ucciso, viene messo negli scarti, nella pila comune degli scarti dei giocatori. Per quale motivo? Perché quando il mazzo terminerà e si andranno a ributtare dentro delle carte all'interno del mazzo, vedremo poi come, anche i boss che voi avete ucciso torneranno nella mano dei giocatori e diventeranno delle armi incredibili per far fuori i boss più forti che arriveranno mid game e late game. Quindi voi userete tranquillamente i 10 punti che vale il jack per far fuori le regine, i 15 punti delle regine per far fuori i re, i 20 punti del re per far fuori magari un altro re. Ma veniamo a la prima e più grande figata del gioco, che è appunto i poteri delle carte. Quando un giocatore cala una carta di cuori, io ve li dico anzi in ordine dal meno importante dei semi al più importante. Secondo me il meno importante è quello di cuori. Quando un giocatore cala una carta di cuori, si mescola la pila comune degli scarti e si estraggono tante carte coperte quanto il numero giocato da quel giocatore, le si ributta dentro al mazzo, quindi si dà nuova linfa al deck. Perché? Perché se non si fa così, a un certo punto il deck si esaurisce, si perde perché nessuno può più diciamo pescare nuove carte. Quindi proprio c'è una sorta di regrowth continuo del deck grazie alle carte di cuori, che normalmente in questo gioco sono le più sottovalutate, perché
Il regen del deck è la cosa di cui più facilmente ci si dimentica, salvo poi trovarsi late game che si è spacciati. Il secondo seme più forte è sicuramente quello di fiori, perché quando si giocano a qualunque carta di fiori, il danno inflitto da essa al boss è raddoppiato. Avete capito bene? Quindi significa che se voi calate di primo turno un 10 di fiori, infliggete 20 danni al boss e lo steccate per direttissima o, come diciamo noi, di giustezza. Perché gli fate, quando dico di giustezza, intendo che gli fate esattamente il numero di punti vita che gli mancano per morire. Qual è la differenza tra fargli un over damage oppure un numero di punti ferita esatto a quelli che gli mancano? Che se voi uccidete un boss di over damage, questo va negli scarti e dovrete aspettare le carte di cuori per ributtarlo nel mazzo. Mentre se lo uccidete in qualunque momento facendogli esattamente i punti vita che gli mancano, questo boss verrà messo invece in cima al mazzo e quindi si andrà molto prima a pescarlo e a riutilizzarlo. Quindi i cuori, abbiamo visto, rigenerano il deck, i fiori invece danno doppio. Arrivano infine i due semi più importanti, che sono sicuramente le picche, perché le picche, oltre a fare un tot di danno al boss, costituiscono degli scudi permanenti per tutti i giocatori in gioco e rimangono in tavola finché quel boss non è stato ucciso. Questo significa che se io in tavola ho un re che fa 20 danni a ogni giocatore, se io calo un 10 di picche, lui smetterà di fare permanentemente 20 danni e ne farà 10 a ogni turno a ogni giocatore. Se un altro giocatore cala un 8 di picche, quel re farà solo 2 danni. Quindi le picche sono estremamente importanti per due motivi. Il primo è che consentono, sostanzialmente la cosa più stupida è che consentono ai giocatori di non ricevere danno dai boss. Ma la cosa più importante in realtà è che le picche in questo gioco rallentano enormemente il gioco e consentono ai giocatori di rifiatare, gli dà tempo di ripescare, gli dà tempo di capire un attimo com'è la situazione, di fare mente locale, di capire quali boss sono già andati giù, di quali ancora devono venire fuori e di come adattare la propria mano ai pericoli che verranno. Cosa che invece senza le picche è molto difficile, poiché la quantità di danno che viene fatta ai giocatori ogni turno è talmente tanta che non si ha il tempo di respirare, ma si bada solamente a difendersi. Ah già, ma com'è che ci si difende in regicide? Cioè, quando un jack ti fa 10 danni, una regina te ne fa 15, o un re te ne fa 20, ma come fai tu a pararti da questi danni? Perché una cosa che non vi ho detto è che se qualcuno, un solo giocatore, non para un solo danno, la partita è finita perché lui muore. Quindi appena un giocatore non ha di che pararsi di un solo danno del boss, di un qualunque boss, fine della partita. I giocatori, per pararsi dai danni dei boss, devono scartare carte la cui somma totale sia uguale o superiore al danno che questi gli hanno inferto. 10 per i jack, 15 per le regine, 20 per i re. Capite bene che avere in mano sempre carte alte per poter difendersi non è affatto scontato. Inoltre vi ricordo che tutte le carte che scartate voi non le giocate, quindi scartare un 10 di picche per difendersi significa che voi state rinunciando a difendere permanentemente tutto il gruppo, tutto il party, da 10 danni in modo permanente. Quindi, oppure se rinunciate a un 10 di cuori, rinunciate a ributtare dentro al mazzo 10 carte, se rinunciate a un 10 di fiori per difendervi, state rinunciando a 20 potenziali danni. Quindi capite bene quant'è dura decidere quante e quali carte sacrificare per difendersi. Il problema è che voi direte, vabbè, ma allora io non sacrifico le carte alte, sacrifico le carte basse. Sì, ma allora ne dovete sacrificare di più, e quando giocate in 4 avete una mano di sole 5 carte. Quindi se rimanete con una o due carte in mano, siete praticamente morti, perché nel vostro turno voi non potete giocare una carta per poi non potervi difendere, perché magari fate al boss 10 danni, ma poi lui ve ne fa 15 e voi morite, e fine della partita. Ecco perché i creatori del gioco, per esempio, hanno pensato alla regola dello yield, che consente a un giocatore che a inizio turno si vede spacciato di non giocare alcuna carta, ma di passare solamente alla fase di assegnazione del danno da parte del boss e di poter utilizzare le due carte che ha in mano, due o tre carte che ha in mano, per solamente difendersi, nella speranza che prima o poi qualcuno gli faccia pescare delle carte. Come? Perché alla fine è un gioco di carte. Com'è che i giocatori pescano delle carte, esauriscono il deck, aumentano le risposte che hanno in mano, eccetera? Con il seme finale, che è ovvero il seme più potente del gioco, ovvero i quadri.
quando qualunque giocatore cala una carta di quadri, oltre a infliggere al boss un danno pari al numero di quella carta, tutti i giocatori pescano cumulativamente quel numero di carte. Significa che se uno di noi gioca un 10 di quadri, colui che ha giocato questa carta pesca una carta, il giocatore alla sua sinistra pesca un'altra carta, poi ancora un altro giocatore ne pesca un'altra, e si va avanti a pescarne una testa finché la somma totale di carte pescate non equivale alla carta di quadri appena giocata. Hard cap però, quindi se qualcuno di voi ha in mano già 5 carte, facciamo finta che si giochi in 4, non può pescare ulteriormente, ma gli altri giocatori continuano a pescare. Ecco perché le carte di quadri sono in assoluto le più forti di tutte, perché sono anche estremamente versatili, fanno danno, fanno pescare, aumentano le risposte per l'attacco, aumentano le risposte per la difesa, eccetera. Quindi sono carte imprescindibili che prima di essere scartate, insomma, devono essere valutate attentamente per non trovarsi poi nei turni seguenti alla fame. Ma il gioco, le meraviglie di questo gioco non finiscono qui, perché ci sono anche gli assi. Gli assi che cosa fanno? Voi direte, beh, sono degli assi, varranno 10, 11... No, l'asso vale 1, ma fate attenzione alla figata che i giocatori, i creatori di Regicide hanno riservato per questo, per questa carta. Quando voi giocate un asso, voi lo giocate in coppia con una singola altra carta. Lui somma 1 a quella carta. Inoltre, fa attivare il potere di tutti e due i semi. Cioè, se io gioco un 9 di fiori e un asso di quadri, io sostanzialmente ho giocato un 10 di fiori e di quadri. Vuol dire che farò 20 danni al boss e tutti noi pescheremo 10 carte. Capite bene che questa cosa è portentosa. Ci sono solo 4 assi, ma che poi verranno riciclati all'interno del mazzo. Poi ci sono le matte. Le matte sono solamente 2 quando si gioca in 4 giocatori, oppure 1 quando si gioca in 3 giocatori. In single player vengono utilizzate come vite addizionali, in 2 giocatori non vengono proprio usate. Per quale motivo? Che cosa fanno le matte? Quando un giocatore gioca una matta, e ce ne sono solo 2 nel mazzo, questa matta vale 0. Il giocatore la mette in tavola e salta completamente il suo turno. Quindi il turno passa direttamente al giocatore che è alla sua sinistra. Ma la matta toglie permanentemente l'immunità di cui gode il boss che in questo momento stiamo affrontando. Voi direte, immunità? Ma che immunità hanno i boss? Eh sì ragazzi, perché in Regicide tutti i boss sono immuni alle carte del loro seme. Ve lo ripeto, tutti i boss sono immuni ai poteri delle carte del loro seme. Questo significa che contro un jack di fiori voi non potrete mai fare danno doppio, e che contro una regina di cuori voi non potrete mai rigenerare il mazzo, e che contro un re di picche voi prenderete sempre e comunque 20 danni imparabili ogni turno. Ma la cosa più terribile è che ogni volta che affronterete un boss di quadri, jack, regina o re, nessuno al tavolo potrà pescare finché quel boss non sarà morto. Ora, ricordatevi che giustamente all'interno delle tre tipologie di boss c'è un unico jack di quadri, un'unica regina di quadri, un unico re di quadri. Certo, ma ci sono 2 situazioni limite. Che cosa succede se il jack di quadri è il quarto e la regina di quadri è la prima? O la regina di quadri è la quarta e il re di quadri è il primo? Il fatto di sapere che prima affronteremo i jack e poi le regine e poi i re non ci mette al sicuro dai peggiori scenari, quelli in cui dopo aver sconfitto un boss veramente forte, il giocatore si trova costretto a ricominciare il turno affrontando un boss che è ancora più forte. Quindi, molta della strategia di questo gioco è una sorta di roller coaster tra una spesa potente di carte per far giù il boss e un momento atto a far rifiatare tutti prima del cambio di boss. Specialmente interfigura, perché pur sapendo
per le prime quattro carte, per le seconde, per le terze, che cosa abbiamo già affrontato e che cosa ci manca, c'è sempre quell'incognita che rischia di devastarci completamente la partita. Appunto perché magari noi, vabbè, a volte si può anche rischiare, perché magari noi diciamo, beh, ma qual è la probabilità che ci capiti proprio la regina di picche che ci fa danni imparabili? È il 25%, però se succede la vostra partita va a farsi benedire. Guardate, questo gioco è veramente geniale, è semplicissimo, lo si spiega in 10 minuti e tutte le persone a cui l'ho fatto provare, in gran parte anche colleghi della stampa, colleghi divulgatori, l'ho fatto provare a Sgananzio, ma i ragazzi di Horrible, l'ho fatto provare ad Ale Cuneo, che è un autore di giochi abbastanza affermato, insomma l'ho fatto provare a diverse tipologie di persone legate al mercato del gioco da tavolo e tutti quanti hanno finito per dirmi wow, un'idea semplice, originale, un'idea geniale che dopo già la prima partita mi sono posto la domanda esattamente come The Crew, ma com'è che abbiamo dovuto aspettare così tanti anni perché qualcuno avesse un'idea simile? Avevamo tutti gli elementi per potercela creare in casa, tutti noi abbiamo due mazzi da scala in casa perché dall'alba dei tempi giochiamo a scala, a poker, a Ramino, a Machiavelli, a quel che è, eppure a nessuno è mai venuto in mente di creare un gioco di questo genere. Guardate, è vero, è un gioco gratuito perché sostanzialmente vi basta scaricare il PDF di regole e ce l'avete già a casa, però onestamente per il numero di partite che ho fatto e che sono sicuro voi farete, perché comunque è un gioco difficile, prima di downarlo ce ne vorrà, il gioco originale della Badgers from Mars nel loro sito costa qualcosa come meno di $15, ve lo mandano in 2 settimane e ci sono due mazzi che voi potete prendere, quello con scatola blu e quello con scatola rossa. Ora fate delle prove con questo gioco, divertitevi a manetta e poi ditemi se non vale la pena di andare sul sito e di pagare loro l'idea, cioè chi ha avuto quest'idea potrà ricevere meno di $15 per tutte le partite che vi ha regalato per l'eternità, perché voglio dire, questo è un gioco che potete portare da qualsiasi parte, è il più pocket dei pocket e potete farci giocare chiunque, che sia un familiare, un giocatore casual, i figli, il partner, tutti. Potete anche giocarci da soli perché la modalità in solitario è eccellente. Eccellente, avete una mano di 8 carte, dovete fare la solita run per uccidere tutti quanti. Se per caso siete spacciati, sacrificate una matta, la matta vi fa ripescare 8 carte. Però se vincete tutti e 12 boss senza aver usato neanche una matta, prendete la medaglia d'oro usando una matta d'argento, usando due matte di bronzo. Dopo la seconda matta semplicemente siete morti e avete perso. Quindi anche come solitario, in realtà, questo gioco spacca il culo. Io personalmente lo preferisco in 2 che in 3, in 4, semplicemente perché ho un po' più di controllo e ho un po' più di carte in mano. Quando si è in 4, come in The Crew, bisogna avere molta fiducia nei giocatori che siano al tavolo, che capiscano la situazione in cui siete. Bisogna, siccome non si può comunicare, come in The Crew, bisogna comunque ribadire continuamente il numero di carte che si ha in mano, di modo che gli altri giocatori non dimentichino mai il fatto che se qualcuno al tavolo, anche un solo giocatore, ha 1 o 2 carte, la probabilità di perdere quando tocca a lui è altissima. Perché? Perché non sappiamo se costui avrà una carta alta di quadri per poter pescare. Quindi bisogna sempre lavorare collettivamente, sempre guardare le carte in mano agli avversari, il livello di numeri, che cosa gioca uno, eccetera, eccetera. E bisogna sempre costruire e modificare il proprio gioco, per quanto si può, ovviamente a livello di tattica, perché insomma è un gioco di carte, in base all'ordine con cui si verificano i boss a livello di seme e poi al cambio di boss, quando si passa da Jack a Regina a un momento estremamente critico, ma soprattutto quando si passa da Regina a Re a un momento ancora più critico. Tipicamente quando si arriva alla fine, l'ultimo re viene sempre ucciso dal re di fiori, se il re di fiori non è l'ultimo, perché il re di fiori ovviamente fa 40 danni quando viene giocato, quindi finire la partita con il re di fiori è sempre una parte subito la standing ovation per il giocatore che l'ha giocato, perché è il modo migliore per terminare la partita. Come vi dicevo, questo gioco sostanzialmente viene venduto in 2 set identici, con una grafica strepitosa di 2 autori, di cui uno Sketch Goblins. Gli autori sono alla prima opera, la casa editrice è la prima opera, i disegnatori sono la prima opera. Mac mi diceva che lo stile di disegno va molto di moda, lo stile flat va molto di moda in questi ultimi anni,
ma devo dire la verità, tutte le carte del gioco originale sono illustrate in modo stupendo e sono estremamente evocative per quello che voi andate a fare. Sono una barca di apprendisti, eroi, fantasy che vanno a sconfiggere dei mostri orribilanti. Altrimenti, se non volete prendere questo, potete fare come ho fatto io prima che mi arrivasse, potete andare su Amazon e per 9 euro potete comprarvi dei deck a tema di Star Wars oppure degli Avengers, che sono ancora più fighi, in cui avete tutte le figure, le matte, gli assi che sono raffigurati con grandi icone dell'universo Marvel, dell'universo Star Wars, eccetera. E quindi questo serve per dare una connotazione alle carte che giocate, per dare una connotazione specialmente e un viso ai boss che andate a sconfiggergli, a sconfiggere, tanto da fargli ricoprire ruoli molto importanti di serie o di film che abbiamo amato nella nostra gioventù. Guardate, Regicide è a livello di filler, per filler leggeri di carte, uno dei migliori prodotti che ho giocato nel 2021 e onestamente sta già finendo nella mia top 10 di fine anno, perché mi ha abrasato. In un mese avrò fatto una quarantina di partite con una marea di persone, tutte mi hanno detto wow, e molte di queste persone, spinte dalla bontà del gioco, hanno alla fine deciso di pagare l'idea, andando sul sito della Badgers from Mars e comprandosi uno o due mazzi, perché è davvero, insomma, il numero di partite che regala e a livello di longevità, a livello di ficcanza, a livello di cooperativo e tutto, è incalcolabile come valore. Quindi ragazzi, fate un giro sul sito, andate su BGG a vedere, è in pratica il numero uno della hotness di BGG da una marea di settimane. Questo è il primo gioco che vi porto in questo intervento dopo Modena Play, in cui appunto ho avuto modo di testarlo ancora, e un grandissimo titolo da avere in collezione. Se non volete il gioco, scaricatevi il PDF, ma giocate assolutamente Regicide, Regicide della Badgers from Mars, perché spacca il culo. Parola di Banda. Eccoci qua, allora bentornati dopo la descrizione di Banda di Regicide. Io volevo sentire un po' di come dire, idee, commenti e curiosità da parte di tutti, visto che l'abbiamo provato tutti. Io l'ho provato una volta sola, l'ho chiuso, ho detto, anche io, esatto, del mondo. Sì, veramente. Abbiamo fatto la prima e unica partita, già che l'abbiamo chiuso subito. Però sono tornato a casa e onestamente l'ho ordinato, costa 19 euro, merita, perché l'idea è incredibile, è quello che ha spiegato Banda nell'intervento, per cui non ho molto da aggiungere, se non il fatto che è un'idea delle più geniali dopo The Crew. Cioè, pensavo che The Crew, esatto, avesse raggiunto la summa del modo di come reinterpretare i classici giochi di carta, invece no, siamo lì, infatti ti chiedi tutto il tempo, ma perché non ci è venuta in mente prima questa idea? Che tra l'altro il concetto di Regicide, quindi il mazzo di carte da poker che ti fa fare questa avventura fantasy contro i mostri eccetera, se non ricordo male, Jack, tu una volta ne provasti uno simile che aveva sempre vari effetti con i quadri, i cuori, Mac, i picche, ci sono un sacco di giochi, però nessuno era di dungeon crawler con il mazzo da 52 carte, ma cioè, no, questo ridere. È un altro livello. Ecco, sì, la cosa bella di quello che avevo provato io era che era un'avventura nel dungeon, cioè tu avevi questa cosa di entravi nel dungeon e succedevano delle cose, Sì. Più o meno simulato con il mazzo da 52 carte. Non chiedetemi il titolo del gioco perché non me lo ricordo, però onestamente il coinvolgimento e la bellezza di Regicide, che però, guarda, non mi ricordo, si può giocare in solo? Sì, certo, con 8 carte, sì, no? Sì, certo. In realtà si gioca con 8 carte, le matte sostanzialmente voi le usate come vite addizionali. Cioè, esatto, quindi praticamente non ha più neanche senso giocare il classico solitario di carte, quello tipo alternare rossi e blu. Ti diverti molto di più con Regicide. Regicide ha messo veramente a posto le cose, io sono molto curioso di vedere cosa sarà di questo gioco nelle classifiche di fine anno che usciranno l'anno prossimo. Nella mia top 10 di fine anno proprio al momento è entrato a gamba tesa, figurati, cioè bellissimo. È un peccato che ne abbiamo trattato dopo l'estate, perché secondo me un sacco di gente ci avrebbe potuto giocare. Ma è tornato alla ribalta mentre eravamo in ferie, non potevamo fare altrimenti. Quest'estate. Sì. Bene, io passerei adesso invece a Mac, lancio questo intervento, Ale, ok? Ti wink wink. Lancia, Jack, lancia. Furnace,
un gioco di gestione aste e di combo, soprattutto secondo me su quello si regge un po' il gioco, per cui si scomba Mac come pazzi. Esatto, Mac con Furnace. Eccolo che parte. Il mio intervento di questa settimana è dedicato a Furnace, un gioco di Ivan Lashin, già autore di Smartphone Inc., portato in Italia da Divigiochi, dove da 2 a 4 giocatori vestiranno i panni di potenti imprenditori del XIX secolo, impegnati ad aggiudicarsi i migliori stabilimenti industriali disponibili sul mercato, con l'obiettivo di raccogliere, trasformare e rivendere risorse per diventare i più ricchi magnati dell'epoca. Furnace è un gestionale competitivo che si basa principalmente su meccaniche di asta ed engine building. Si presenta semplice e compatto sia nel regolamento che nella componentistica ed è facile scambiarlo per un filler quando in realtà nasconde un'anima davvero brain burner. Il gioco si svolge su 4 round, ciascuno dei quali composto da 2 fasi ben distinte, la fase dell'asta e la fase della produzione. Nella fase dell'asta si effettueranno le puntate per acquisire le nuove carte stabilimento che andranno a comporre il nostro motorino di guadagno. La produzione, invece, prevede che ogni giocatore attivi le proprie carte stabilimento per raccogliere, trasformare e rivendere risorse. Lo scopo del gioco è ovviamente quello di ottimizzare al meglio il motore produttivo in modo da guadagnare più soldi possibili, dato che il giocatore più ricco alla fine vincerà la partita. È interessante notare, come si è esplicitato nel manuale, che solo i soldi contano alla determinazione del vero vincitore della partita. Tutte le risorse che potreste aver accumulato e che non siete riusciti a convertire in denaro durante il gioco, beh, purtroppo non conteranno praticamente nulla alla fine del determinare il vincitore. La fase dell'asta è piuttosto semplice. Il giocatore di turno distribuirà sul tavolo una fila di carte stabilimento in base al numero dei giocatori. Si disporranno quindi 6 carte in 2, 7 carte in 3 oppure 8 carte in 4. A quel punto, a turno, ciascun giocatore potrà porre su una di queste carte di suo interesse uno dei propri gettoni. E ogni giocatore è infatti dotato di un set di 4 gettoni con valore ascendente da 1 a 4. Nel fare la sua puntata, ogni giocatore dovrà rispettare 2 semplici regole, ovvero non ci possono essere 2 gettoni dello stesso colore su una carta e non ci possono essere 2 gettoni dello stesso valore su una carta. L'asta si concluderà quando tutti i giocatori avranno usato i propri gettoni e dopodiché si procederà con la risoluzione in sequenza da sinistra a destra di ciascuna carta. Se su una carta non ci sono gettoni, questa verrà scartata dal gioco. Se su una carta è presente almeno un gettone, il giocatore che ha puntato il gettone di maggior valore è il vincitore della carta e la prenderà e la potrà porre di fronte a sé. Se ci sono più gettoni, tutti i giocatori sconfitti avranno diritto alla compensazione. Il concetto della compensazione è molto importante in Furnace ed è un altro dei suoi punti forti. Cos'è questa compensazione? Si tratta di un effetto che è indicato nella parte alta di ogni carta stabilimento e che può essere di 2 tipi, ovvero estrazione o lavorazione. In entrambi i casi, i giocatori che la ricevono possono svolgere questa azione un numero di volte pari al valore del gettone inizialmente puntato sulla carta. Quindi capite che non si tratta semplicemente di accalappiarsi le carte che per voi sono migliori, ma di utilizzare i gettoni in maniera strategica per andare a effettuare l'estrazione o la lavorazione che vi permette di ottimizzare ulteriormente il vostro motore di guadagno. Questo è piuttosto interessante perché io lo trovo affine a un concetto di action selection, ovvero voi con il vostro gettone da 4 siete sicuri che se piazzate per primi su una carta ve la porterete a casa. Tuttavia ci sono delle volte in cui questa meccanica, se studiata attentamente, vi permette di guadagnare molte risorse e di trasformare molte risorse in altre risorse che vi sono più utili nel turno di produzione, che è la seconda fase che ora andremo a vedere. La fase di produzione si può svolgere in contemporanea, dato che ciascun giocatore attiverà le proprie carte stabilimento, ovvero quelle che ha guadagnato durante la fase d'asta e che ha disposto di fronte a sé. Le carte stabilimento possono essere attivate nell'ordine preferito dal giocatore,
una volta sola per carta, ovviamente con lo scopo di ottimizzare la raccolta e la trasformazione di risorse per ottenere il maggior profitto possibile. Come accennato in precedenza, sulle carte stabilimento possono esserci due tipi di effetti, estrazione e lavorazione. Con l'estrazione si ottiene una certa quantità delle risorse indicate, che possono essere carbone, acciaio o petrolio. Nella lavorazione invece si trasformano le risorse a sinistra della freccia nelle risorse alla sua destra. Questa operazione può essere ripetuta più volte per attivazione se indicato dalla carta. Un'altra cosa importante da sottolineare è che le carte stabilimento hanno tutte un lato base e un lato avanzato. Il lato avanzato è attivabile grazie a processi di trasformazione specifici e i suoi effetti aggiuntivi sono evidenziati nel lato base, diciamo, con il processo produttivo in bianco e nero, quindi bloccato sostanzialmente. Grazie appunto a un effetto di trasformazione particolare che vi permette di girarle, se riuscite a girarle sul lato avanzato potrete, quando le attivate, beneficiare anche di tutti gli extra sostanzialmente che esso riporta su di sé. Il gioco è tutto qua, ragazzi, non c'è molto altro da dire da un punto di vista meccanico. I turni si susseguono piuttosto rapidamente. Una delle cose che ho molto apprezzato di Furnace è la sua velocità, perché anche giocato in 4, anche se sono le prime partite, praticamente non siamo mai andati sopra l'ora di gioco. E in realtà le scelte che ti vengono poste davanti sono veramente sempre molto interessanti, e soprattutto la fase d'asta, grazie a questo particolare utilizzo dei gettoni numerati, vi assicuro ragazzi, magari la prima partita non capite, vi sembra troppo facile, o comunque non, il meccanismo, come dire, ha bisogno di essere un pelettino rodato, ma già dalla seconda, dalla terza, soprattutto se giocate con le stesse persone, cominciano le classiche coltellate in ascensore. Appunto per il discorso che vi facevo in precedenza, che l'utilizzo sapiente dei gettoni numerati vi permette di ottimizzare tantissimo, e io credo che, per quella che è la mia esperienza, sia quasi più importante riuscire a ottimizzare il piazzamento durante l'asta che non poi effettivamente avere le carte esattamente giuste, perfette nel vostro tableau. E l'altro aspetto comunque interessante è sicuramente quello della selezione delle carte, quindi su che cosa volete puntare per fare soldi sostanzialmente. Ce n'è di tutti i tipi e le strategie sono molto diverse e molto variegate, specialmente se utilizzate le carte magnate, che sono dei personaggi unici sostanzialmente, ciascuno dotato di un'abilità speciale e che nel modo classico in cui vengono utilizzate queste abilità speciali permette di rompere le regole e quindi di trarre dei benefici in determinate occasioni. Va detto che dalla mia esperienza le carte magnate non sono tutte equilibratissime, alcune sono utili molto spesso, altre sono utili solo in determinate situazioni, quindi come dire, ti costringono forse un po' troppo ad interpretare la partita in un determinato modo. Però va detto che dopo averci fatto qualche partita vanilla si può tranquillamente inserire questo modulo aggiuntivo, diciamo, benché, se devo essere sincero, io nelle mie ultime partite abbia preferito giocarlo senza carte magnate e inserendo la modalità avanzata, che viene chiamata linea di produzione, ovvero le carte stabilimento acquisito devono essere inserite nella propria catena di produzione, che verrà poi risolta obbligatoriamente da sinistra a destra, senza più la possibilità di attivare carte e stabilimento nell'ordine che preferiamo. E questo è importantissimo, ragazzi, perché ovviamente quando voi incominciate ad avere 4-5 carte e le avete posizionate in maniera poco ottimizzata, dovendole risolvere per forza da sinistra verso destra, non c'è scampo. Se avete sbagliato qualcosa, il motore salta. Quelle che guadagnate un turno dopo l'altro potete inserirle tra una carta e l'altra, oppure all'inizio e alla fine, ma l'attivazione per l'appunto sarà sempre da sinistra verso destra. Questa è un bel aumento di difficoltà, e però secondo me rende il gioco ancora più interessante, aggiungendogli questo livello di tableau building, cioè obbligandovi a ragionare con una certa diciamo lungimiranza anche quando andate a comprare, a puntare sulle carte stabilimento disponibili nell'asta, proprio per capire come potrete poi posizionare le carte che eventualmente andrete a vincere.
Cosa posso dirvi, ragazzi? Esperienza giocata. Io ho scoperto Furnace al Polo Nerd a luglio, quando siamo andati a fare la serata in occasione della puntata 200 del DBC, e proprio grazie a Da Vinci che l'aveva portato, a Federico di Da Vinci che l'aveva portato in promo, insomma, a farcela vedere, perché sarebbe uscito di lì a pochissimo. Una bella anteprima, quindi. Io vi dico, ero partito un po' scettico, perché di base sapete, se ci seguite da un po' di tempo, che a me gli engine building non fanno impazzire. Sarà stato un po' per l'appeal grafico, che è molto pulito, ha un bel feeling, è chiaro, le icone sono molto ben leggibili e i disegni sono sobri, senza sbavature e con un bel feeling appunto vittoriano, peraltro ambientazione che a me piace parecchio. Sarà stato un po' per la sua compattezza, per il fatto che veramente Federico ce l'ha spiegato in 2 secondi ed eravamo subito pronti a giocare, però io dopo la prima partita ne ho voluta subito fare un'altra immediatamente, perché mi aveva proprio catturato. E credo che sia soprattutto grazie al suo approccio molto light ad un genere che indubbiamente si presta ad essere, anziché è stato ampiamente sfruttato da giochi ben più pesanti di Furnace stesso. E non a caso prima dicevo che è un brain burner, perché passate appunto le prime partite di rodaggio, inevitabilmente vi troverete a scontrare con una certa paralisi d'analisi, soprattutto se utilizzate la versione avanzata di attivazione delle carte stabilimento. Ci sono tante scelte da fare, ci sono scelte che devono essere molto ben ponderate, perché una scelta sbagliata può sballarvi quei 4-5 punti che vi fanno arrivare secondo. E io ribadisco, nella mia esperienza non ho trovato troppe problematiche appunto di attesa, di downtime, eccetera, soprattutto perché quando sei concentrato nel tuo a far funzionare il tuo motore, gli altri fanno le loro azioni e certo butti l'occhio, eccetera, però si è molto concentrati nell'ottimizzazione del proprio motore. È altresì vero però che dopo qualche partita una delle cose più belle è cercare di lavorare contro gli avversari, ovviamente trattandosi di un competitivo non poteva essere diversamente, e ovvero cercare di capire qual è la loro strategia, cosa non immediatissima va detto, e a quel punto potete anche cominciare a lavorare sul counter picking, ovvero andare a rubare le carte che potrebbero essere utili alla costruzione, ai vostri avversari, per la costruzione del loro motore, e sottrargliele da sotto il naso. È chiaro che questo può impattare con la vostra strategia, quindi prima di andare a mettere i bastoni fra le ruote agli altri pensateci 10 volte, ma è comunque un altro livello di gioco che si aggiunge a quelli che già vi dicevo in precedenza. Io ho trovato Furnace un gioco sicuramente piacevole e un introduttivo molto interessante a quei giochi dove poi la parte di engine building e di aste magari sono anche più preponderanti o più impegnative. Sostanzialmente io lo giudico un ottimo introduttivo se giocato da persone alla pari. È chiaro che un gamer probabilmente si troverà molto più a suo agio con le varie tipologie di meccaniche e con le logiche che sottendono al gioco, però nel complesso io credo che ci possiate far giocare, non dico chiunque, ma praticamente chiunque. Lo trovo bello perché non è il primo titolo che mi capita di provare in tempi recenti che abbia questo approccio, ovvero molto friendly ma al contempo molto profondo. Cioè, ribadisco ragazzi, ci si bastona, ci si colpisce veramente duro quando ci si vuole fare male, però è veramente appagante. Cioè, raramente terminerete il turno con il magone per non aver fatto tutto quello che volevate, oppure per aver sbagliato una carta, perché in ogni caso riuscite, con un po' di attenzione, con un po' di pazienza, riuscirete comunque a trarre del buono da quello che state facendo. Quindi, che dire, questo Furnace con le regole di un filler ma la profondità di uno spremi cervelli è secondo me un titolo da tenere particolarmente d'occhio, soprattutto per chi ha già un po' di dimestichezza e vorrebbe introdurre magari a queste meccaniche altri giocatori un po' meno avvezzi al gioco duro, ecco.
Cos'altro posso dire? È disponibile un gradevolissimo playmat, anche se volete impreziosire ulteriormente le vostre partite, ma nella scatola base tutti i materiali e le cose sono, come dicevo prima, veramente di ottima fattura. E le carte sono belle, ovviamente le si mescola abbastanza, quindi il mio consiglio è quello di imbustarle se non le volete rovinare troppo, ma comunque già di base la qualità è piuttosto alta. E che dire, ragazzi, io ve lo consiglio, fateci una prova. Se volete provarlo online potete farlo su Tabletopia, dove se non sbaglio è addirittura in gratuito, quindi non dovete avere l'account premium. Fateci un giro, provate a vedere come lo trovate e poi fateci sapere ovviamente le vostre impressioni. E come sempre, se avete bisogno di qualche chiarimento, io sono qua e se posso ve lo darò volentieri. E siamo tornati per novità e commenti di Furneschi, di cui abbiamo parlato però a manetta nella prima puntata, della prima parte della sì, puntata. Per cui diciamo che Mac vi ha un po' spiegato nel dettaglio il gioco e quindi tu, ragazzi, commenti, se qualcuno Guarda. Vuole intervenire per me no problem. Allora, come dicevo prima, non è nelle mie corde, però lo trovo veramente un bel gioco nel suo genere. L'unica cosa che mi ha deluso è se voi aprite la scatola e prendete in mano tutti i componenti, praticamente sono un mazzetto di carte e quattro token in croce, e non so se vale veramente la spesa, perché non è che costa tantissimo, ma non costa neanche pochissimo. Ovviamente è un titolo che è appena uscito, quindi insomma il prezzo sarà sicuramente più alto di un classico, però nel complesso, voglio dire, comunque vi garantisce a livello di longevità un bel po' di serate di gioco. Tuttavia, vabbè, forse i materiali sono l'unica cosa che mi ha un po' fatto storcere il naso, ecco. Beh, a livello di longevità, come dicevo anche nell'intervento, effettivamente le cose svoltano abbastanza quando incominci ad utilizzare la modalità avanzata della linea di produzione, ovvero quando metti le tue carte stabilimento, invece che attivarle nell'ordine che vuoi, le devi attivare da sinistra verso destra nell'ordine in cui le hai piazzate. Ok, durante la partita è veramente tosto, però vi assicuro, ragazzi, il gioco lì veramente decolla, cioè diventa una roba, diventa proprio un brain burner di quelli tosti, ed è secondo me in realtà è la modalità più bella. Io l'ho provato, io ho giocato così, tra l'altro, sì. Secondo me consiglio una sola giocato volta, così una sola volta a Perugia e mi ha divertito, però non è un gioco che comprerei. Più che altro, ragazzi, se si parla di aste è veramente difficile che i giochi riescano a fare breccia nel mio portafogli, quindi ecco, diciamo così, quindi è tanto caotico, non hai il minimo controllo sul sistema di produzione se giochi con la versione quella tra virgolette edulcorata. La versione quella più hardcore invece, in cui devi posizionare sapientemente la sequenza e devi seguirla pedissequamente, quella è già più interessante, ma non l'ho provata e quindi mi riservo un futuro giudizio a più Comunque, avanti insomma. Ale, se vuoi veramente capire se odi profondamente le aste, senza, proprio oltre ogni punto di ritorno, provati Alta Società di Rainer Knizia e Modern Art. Se anche giocati entrambi lì, non mi piace nessuno di due, allora basta, sei incurabile. Non c'è scambio. Modern Art però di tutti è quello che un pochino di più ha secondo me, Ale, se facciamo l'ultimo tentativo, QE. Se anche QE non ce la fa, anche quello, allora sì. No. Comunque, ragazzi, secondo me Furnace, io l'ho già detto in tempi non sospetti, ha lo stesso problema di Glow. Cioè, un momento in cui tu fai le tue cose, non sai minimamente cosa sta succedendo agli altri. Sì, gli altri potrebbero produrre 50 non hai petroli. Idea di come sta andando la partita, sei chino sul tuo fatturato, non sai nulla. A me sta roba non è piaciuta, non è mai piaciuta né in Furnace né in Glow, però se a uno non dà fastidio, allora in parte è vero, però ragazzi io vi assicuro, no, che fatto Mac, non si parla, cioè sei lì chino, certo, se tu non vuoi parlare non parli, però se segui il turno della persona e tra virgolette fate insieme i calcoli, io questo l'ho provato in Glow più che in Furnace, tu vedi chiaramente che cosa sta facendo, perché lo sta facendo, soprattutto perché soprattutto verso la fine hai tante carte e una mano magari può far comodo. In realtà la partecipazione, cioè è chiaro che tutti questi giochi soffrono di questo problema, nel senso sì, questo genere di giochi dove ti costruisci il tuo,
Sì, però in realtà una volta che cominci, dopo un tot di partite, tu cominci a vedere, a capire le cose che puoi fare, sono più o meno quelle. Sulla qualità meccanica non discuto me. Sulla qualità meccanica non discuto. Però quello è un problema, sì, che in realtà è un problema che ha anche, cioè che hanno molti giochi di questo tipo, come, sì, come Glow, come Codex Naturalis, assumono a un certo punto sto feeling da solitario competitivo che allora, posso se sei in due ti metti lì e giochi con l'altro, vedi cosa sta succedendo. In quattro, Ale, quanti turni siamo riusciti a resistere a Glow, a fare i bravi e a dire io metto questo, fa due turni, dopo ti rompi le balle e cominci a fare le cose a caso tu, da solo, due turni, sì, sì, poi basta. Comunque non secondo me a me non piace, a livello di esperienza di pensiero non che tende a eliminare i downtime drasticamente. L'unico modo per eliminare i downtime è far giocare tutti i giocatori contemporaneamente. Quindi sì, tu guadagni il fatto che puoi dire che il gioco non ha downtime, che è vero perché Furnas ne ha praticamente zero, sì. Però per esempio io ho provato anche Terraforming Mars Ares Expedition, anche quello si gioca tutto in contemporanea e ha lo stesso identico problema di Glow e lo stesso identico problema di Furnas, che a un certo punto mid game, late game, la gente fa quello che gli pare e tu non sai che cosa sta facendo. Immaginatevi anche perché ragazzi il problema è che basta che uno sbaglia una cosa sì, anche a metà partita è quello e tu non è sai inevitabile neanche perché. Infatti bisogna starci un po' con la testa. Ale ha fatto 88, io ho fatto 87 la partita, non so Ale se ti no, ricordi hai vinto, avevi due passetti e mi hai superato con i due passetti. Ho vinto cioè perché boh non lo so Ale. Invece ci sono delle volte dove ci sono un sacco di giochi dove vedi insomma Ale che è in gamba, gioca e tu dici cazzo bella mossa, sì, ok però allora devo fare così, sì, però allora ma quello, cioè, a me piace giocare così come l'esperienza che offrono Glow e Furnas, a me onestamente non piace. Purtroppo nel 2021 ci sono i modi per evitare i giochi lenti con un downtime assurdo, vedi Beyond the Sun per esempio, con turni interessanti per tutti sempre, always, e robe fighe che succedono. Vabbè, ma lì lì è il tablo condiviso, cioè che discorso fai? È chiaro che nel momento in cui giochiamo sulla stessa plancia questa cosa è, devi per forza stare attento perché non è che posso chiudermi gli occhi. Io mica sto non sto mica discutendo la meccanica, io sto discutendo l'esperienza. Se ma sì, ma capisci che se tu mi parli è come parlare di pere e mele, nel senso che lì c'è il tableau condiviso in Furnace, in Glow e in quella serie di giochi lì, anche Codex Naturalis che dicevamo prima, hai un tableau personale dove ti fai, ti costruisci il tuo motore e lo mandi avanti, mentre nel l'action selection di Beyond the Sun è condiviso perché tutti ce l'hanno sotto gli occhi. Però intanto, per esempio intanto segnalo che la mia lavastoviglie ha finito, se la sentite mi pare no, ma per esempio in Wings, nel nostro tanto vituperato Wingspan, ognuno al suo tableau, però tu capisci che cosa sta succedendo nei tableau degli altri, invece qua no, cioè qua proprio è faccio i cavoli miei per mezz'ora, zero proprio. faccio tutta la mia, ma comunque insomma, ma che Wingspan era nel non essere d'accordo era uguale anche Wingspan, comunque era, è stata la prima critica che ho fatto a banda dopo che l'abbiamo provato. Ma Wingspan tu prendevi una carta, facevi una cosa e ognuno la faceva e tutti vedono che cosa sta succedendo bene. Qua c'è cioè un momento di blackout, come quando tipo si spegne la televisione e vedi sì, dopodiché si riaccende lo schermo e il gioco è un'altra cosa. Va bene. E non, okay. non succede così. Non sono d'accordo. Comunque, secondo me non succede così in Wingspan. Comunque ok. No ragazzi, è chiaro che in Wingspan quando uno fa il turno dice agli altri cosa sta facendo e tutti vedono cosa sta facendo, ma loro non possono interagire con lui. Wingspan è un solitario competitivo, tu non puoi interagire con quell'altro giocatore, al massimo gli inculi le carte del mercatino. Anche Furnace, anche Glow. Però ovviamente hai il downtime, perché c'è l'attesa che tutti e tre i giocatori dopo di te vadano lì al mercato. Facciano la stessa cosa. Sì, però c'è il mercatino, si evolve il gioco mentre non stai giocando, però quindi dipende, fai attenzione. Cioè, non puoi avere tutto. O hai il controllo sul gioco degli altri e hai un downtime sempre più alto, o hai il gioco in contemporanea e hai il fidarsi di quello che fanno gli altri. I gusti, cioè c'è poco da fare. Ma io non sono d'accordo sul fatto che devi per forza sacrificare il tuo tempo. Cioè, il gioco in contemporanea, onestamente, visto così, ad esempio, Seven Wonders è un gioco in contemporanea strafigo,
dove, ok, quando giochi in 7 sta succedendo della roba dall'altra parte del tavolo che, boh, vabbè, però ma... i vicini perlomeno ci giochi, sì, ci giochi con i vicini. Ma Seven Wonders, quando un giocatore ha giù tutte le carte, tu puoi decostruire al contrario l'intera sua partita in base alle carte che ha in gioco, perché quelli sono i simboli, quelli sono le meraviglie che lui ha fatto. È un gioco che è capace di provare se stesso nella vittoria e nella sconfitta. Invece Furnas non può provare questa cosa, probabilmente neanche Glow. Infatti secondo me è un difetto, neanche Terraform. Cioè, almeno a me non piace. Cioè, quello dico, perché sono costruiti in un altro modo. Cioè, con un concetto differente, sì. Con un concetto diverso, non... Tu le metti giù le carte, sì, in Furnas, però poi le carte... Sì, un concetto su cui posso dire, sì, non, certo, non mi trovo. Cioè, non, ah, mi, no, trovo, certo, ci gioco volentieri una volta, cioè faccio... Ecco, io poi non sono di quelli che va in giro e dire, no, non gioco a Furnas. Cioè, se c'è... Se passa per il tavolo Furnas dico ok, ma non me lo comprerei mai, insomma. Guarda, tutto io qua sono, cioè, io non sono, è che sono... proprio dico mi salto dalla finestra appena vedo Furnas. Guarda, io sono, perché ha delle belle idee, è appagante, però io, ad esempio, per quanto io in realtà Glow l'ho apprezzato, ma il difetto di cui parla Jack anche per me è un grosso difetto, come in Mystic Veil, quando tu raggiungi un certo punto in cui ognuno sta con la testa bassa a farsi, sì, sì, è vero, cavarsi, sì, i suoi, e succedono cose, alzi la testa e vedi l'altro che ha fatto 80 punti e non capisci come sia possibile. Non capisci perché, esatto. Cioè perdi proprio il contatto con il gioco, con quello che puoi fare per vincere, perché non sai gli altri cosa stanno facendo. E se invece lo strutturi in modo da verificare ogni cosa, un gioco che dovrebbe portarti via massimo un'ora te ne porta via 2.5, e a quel punto dici vabbè, a questo punto ti uccidi piuttosto, certo. Comunque secondo me l'importante, più dei pareri personali, secondo me l'importante è far capire che cosa attende i giocatori che sono, esatto, disposti a, ovviamente, a provare questi titoli. E secondo me, da tra virgolette divulgatori podcast, è giusto che vi illustriamo diversi punti, no, di, no, vista, certo, su punti di vista, quello che succederà, certo, una volta che inizierete a giocare a Furnas. Poi finita la puntata daremo i guantoni da box giganti per, no, Mac e Van, ma e per Mac e Jack, e li lasceremo, ma non serve, in mezzo alla strada. Si può anche essere in disaccordo, vedi l'intera produzione di Col Verle. Allora, allora Ale, vado col tuo intervento, anche perché ormai abbiamo fatto una puntata intera e manca, esatto, ancora, cioè, siamo già lunghissimi. Ale, come as usual, non ho idea di cosa tu del titolo che tu porterai, quindi prego, autolanciati e autofecondati. Parlo di qualcosa che è colpa tua, nel senso che sai che durante la fiera abbiamo parlato di Time of Soccer? No! E non parlo di Time of Soccer, no, però comunque in compenso l'ho ordinato, sappilo. E, no! Sì, l'hai ordinato! L'ho trovato usato a 31 euro e l'ho preso. Vabbè. E allora quindi, devo venire a casa tua comunque, te lo dico. Quando vuoi. Invece vi parlerò sempre di un gioco a tema calcistico, non un progetto Kickstarter, bensì un progetto Game Found della Portal Games. Non è di Trevicek, ma ovviamente ci ha lavorato il team di Trevicek. Il gioco è di Thomas Janssen e vi mette nei panni di un manager di una società calcistica. Un gioco nato per essere un singolo giocatore, in realtà nella campagna Game Found è stato proposto da 1 a 4. Esplorerete con me in pratica un po' questa nuova proposta di preordine, perché GameFound è un sito di preordine, non è tra virgolette un crowdfunding vero e proprio, che è arrivato al momento la settima aggiornamento, ne sono previsti 21, comunque lo studieremo a brevissimo. Ma praticamente è Football Manager, Ale? Esatto, ah, infatti sì. Trevicek lo presenta come Football Manager da tavolo. Pensate. Però Time of Soccer, citato da Ale, e adesso Ale lanciamo veramente il tuo intervento e poi andiamo a chiudere, sì, sì. È un gioco molto molto sottovalutato secondo me, mai uscito in italiano, alcuni dubbi sul gameplay medio e lungo termine, però secondo me le idee ce le aveva a manetta. Per gli appassionati di Football Manager, la possibilità di giocare da tavolo un gioco serio fatto bene, Time of Soccer contro Eleven sarà sicuramente interessante da analizzare ed esplorare. Quindi questo è Eleven, quindi quando vuoi vai. Non so voi, però quando ero un bambino intorno al 92 se non sbaglio,
c'era un grande combattimento, un grande fight in corso fra due case che proponevano giochi manageriali di calcio, tralasciando PC Calcio, che all'epoca, che in realtà arrivò in anni successivi, nel 95 mi pare, e veniva venduto con la rivista. In realtà i due giochi di riferimento erano Football Manager da una parte della Spectrum e dall'altra Championship Manager, che era della Eidos. Vabbè, adesso ho un po' di confusione in testa, però della Sports Interactive, scusatemi. Allora, cos'è successo? Nel 2004 la Sports Interactive ha acquisito il marchio di Football Manager e ha riproposto il loro manageriale di calcio, l'ha riproposto come lo conosciamo oggi. Adesso tra l'altro è in preordine la versione 2022, io sto giocando attualmente dal 2021 e devo ammetterlo, sono un po' un fanatico, credo che dal 2014 in poi devo averlo preso, se non tutti gli anni, ad anni alterni. Perché sto parlando di questa roba qua che non c'entra niente con i giochi da tavolo? Perché in realtà c'entra con i giochi da tavolo. Infatti, circa una decina di giorni fa, la Portal Games, attraverso il portale di finto crowdfunding, perché in realtà è un portale di preordine, di GameFound, ha proposto al pubblico il loro nuovo titolo. La Portal Games, per chi non lo sapesse, è la casa di sviluppo creata da Ignacy Trevicek, famoso per Robinson Crusoe, eccetera, 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 che è anche padre putativo di altri titoli, come appunto quello di cui vi sto per parlarvi. Parliamo di Eleven, Football Manager Board Game. Eleven è un manageriale economico di calcio, un gioco strategico che vi vede alla guida di una squadra professionistica di calcio, professionistica o meno, qua ci arriveremo, di calcio, nella gestione quotidiana di tutto quello che riguarda non solo la partita. Non è un gioco di calcio, è un manageriale di calcio, quindi voi dovete gestire gli aspetti, quelli di assunzione di dipendenti, scouting di giocatori, anche ovviamente preparazione tattica e partita, attraverso una serie di scenari, oppure in modalità tana libera tutti. Eleven è un gioco un po' particolare perché grazie a Jack ho conosciuto Time of Soccer. Time of Soccer è un altro manageriale di calcio che ormai ha qualche anno alle spalle, è sufficientemente recente ma non recentissimo, molto Eurogame nel suo sviluppo, che vi vedeva appunto alla guida di una compagine sportiva di tipo calcistico. E in quel gioco, attraverso appunto l'acquisizione nel mercato di esperti, di nuovi giocatori, di bonus, di sponsor e via dicendo, andavate a gestire la quotidianità della vostra squadra. Ecco, in Eleven succede esattamente lo stesso, però in questo caso il gioco è più che altro basato sulle carte. Infatti, se andate a vedere la campagna di GameFound, e io ve lo suggerisco, troverete che i mazzi dei giocatori sono carte, i mazzi degli sponsor e dello staff è tutto composto di carte. Ci sono tre planche che rappresentano le tre macro fasi del titolo. Anche questo è essenzialmente un Eurogame in cui dovete fare molti calcoli, dovete verificare molte situazioni a livello proprio di applicazione dei risultati, degli effetti, via dicendo, però in realtà la componente aleatorica è sufficientemente presente, ma in modo, secondo me, molto contestualizzato. Quindi non è un butto il random a caso, poi deciderà il fato per me. In realtà no, cioè è tutto quanto un calcolo abbastanza statistico, abbastanza probabilistico, che dovete fare a livello proprio di gestione. Anche le partite, ovviamente, attraverso l'utilizzo di dadi, lasciano spazio alla casualità, come giusto che sia. Non vince sempre il più forte nel calcio, a volte capitano i grandi miracoli. Sicuramente però, se preparate bene una partita, è difficile che siate voi quelli ad uscire sconfitti dalla contesa. Ecco, perché parlo di Eleven? Parlo di Eleven perché io sono veramente un amante del manageriale calcistico e secondo me il lavoro che ha fatto Thomas Janssen, l'autore, è particolarmente, particolarmente attraente. Di cosa parliamo in effetti? Si tratta di un gioco economico, come già detto, sportivo, ovvio, che basa
quasi tutto sulla gestione di una serie di scenari. La scatola base, che costa 60 euro, se non ricordo male, più spedizioni, consta di tutto il materiale per giocare fino a 4 giocatori e che contiene anche una serie di scenari, scenari che tra l'altro sono stati sbloccati, scenari aggiuntivi durante la campagna. Ma tenete presente che il gioco nasce, c'è una bellissima intervista, un bellissimo video di Trevicek che parla proprio di Eleven su YouTube, che è sottotitolato e molto facilmente comprensibile perché il suo inglese è molto maccheronico, se accettate la definizione. Parla del fatto che in realtà il gioco nasce come gioco da singolo giocatore e poi è stato ampliato anche per avere un'utenza maggiore, però è nato con l'intenzione di creare un qualcosa di godibile anche da soli e prevalentemente da soli. Cosa dovete fare? Dovete essenzialmente gestire il vostro club, lo dovete fare attraverso un draft, un mercatino di carte, più giusto dire così, un mercatino di carte che rappresentano i possibili giocatori da integrare nella propria rosa, rappresentano i possibili sponsor, i possibili membri dello staff che hanno effetti immediati o effetti a lungo termine e soprattutto voi non siete, per così dire, quello che gestisce tutto, cioè voi non siete la divinità all'interno del gioco, voi siete quello che soprattutto nella Premier League è l'allenatore manager, cioè una figura che oltre al discorso campo cura anche tutti gli interessi connessi alla parte di gioco. Cosa significa questa cosa? Che in realtà voi dovete rispondere a un board, dovete rispondere a un direttivo formato da altre personalità che hanno interessi diversi, hanno attitudini diverse e che risponderanno alle vostre richieste e alle vostre azioni attraverso l'utilizzo del tiro di dado e agli effetti poi applicati dalle carte evento che verranno pescate durante la partita. Infatti capiterà che so qualcosa a livello di o magari di scenario o più probabilmente di mazzo di carte evento, che so, la possibilità di investire in qualcosa che so, in una scuola calcio giovanile, facciamo un esempio qualsiasi, voi dovete, è come se voi presentaste questa istanza al board e il board dovesse votare la loro posizione. Per farlo dovete tirare il dado, quindi in base a chi avete nel board sapete quali sono le probabilità più alte di ottenere un risultato piuttosto di un altro, quindi più o meno vi fate un'idea di cosa potrebbe essere l'output della vostra richiesta, però sicuramente questa cosa è gestita dal caso e ci sta, perché voi purtroppo siete sottendete a qualcuno di più alto in grado di voi e quindi dovete accettare anche magari scelte subottimali che voi in qualità di direttore avreste sicuramente agito in un altro modo e dovete invece accettare la scelta della direzione. Eleven da questo punto di vista ha sicuramente un'attrattiva particolare. C'è un video gameplay che tra l'altro è disponibile anche all'interno della campagna di Game Found che mostra tra l'altro alcune azioni di gioco, non sto qua a raccontarvele per filo per segno, però specificava come alcune delle scelte che fate, soprattutto a livello di gestione della squadra, sono molto interessanti e ricadono in quell'ambito un po' particolare della composizione. È come se voi componeste un mazzo che rappresenta la vostra squadra, ok? Non è un deck building, non lo è per niente, sia chiara questa cosa. Però l'avere un certo giocatore, avere in training un certo giocatore, avere la possibilità di sviluppare uno delle giovanili che quindi vi costa praticamente zero e che può diventare un campioncino, sono tutte scelte che dovete fare e che hanno un riflesso immediato nel gioco. Stavo dicendo che in questo video di gameplay viene affrontato uno scenario in cui voi siete una squadra di una lega di basso livello, adesso non dico la championship inglese perché quella in realtà è già una, per quanto sia la serie B inglese è molto forte, ma parliamo di, che so, la League Bet 1 o League Bet 2 di sempre di stampo inglese, quindi parliamo della serie C italiana che in realtà è comunque quella a livello abbastanza alto. Ecco, vi trovate comunque ad affrontare delle scelte consapevoli che voi siete una squadra di basso livello, ok?
Quindi avete accesso magari a fondi economici limitati, avete non possibilità di assumere qualsiasi giocatore vogliate, via dicendo, avete limitazioni di tipo regolistico. Ecco, ogni scenario cambia leggermente le regole, vi dà dei limiti o vi dà dei bonus tali per cui quando voi applicate a livello pratico il tutto a una partita a singolo o a multigiocatore, ovviamente cambia radicalmente l'effetto e lo sviluppo del gioco. In Eleven avete varie fasi, dicevo, avete i tre tabelloni, avete il tabellone di riferimento che è quello della vostra tattica di partita, che servirà per capire come reagirete agli avversari, avete quella del vostro stadio, perché uno degli asset più importanti per una formazione, soprattutto nel calcio moderno, è avere uno stadio di proprietà che dia molti introiti a livello di team. E soprattutto a livello di questa plancia potete andare a posizionare altri asset, altri upgrade, altri aggiornamenti, unità, che so, ingressi differenziati, una nuova tribuna, zone commerciali, cioè andate ad aumentare l'appetibilità e la parte attrattiva del vostro stadio anche per discorso sponsor, discorso soldi, via dicendo. Infine avete tutta l'area di mercatino con le varie carte a vostra disposizione, quelle che abbiamo discusso prima, e ovviamente un tabellone del punteggio. È anche stato sbloccato nel giorno 1 il tray lanciadadi, la zona lanciadadi, che è fatta tipo uno stadio di calcio, credo sia di plastica, non so cosa arriverà, vediamo, sono curioso, però lanciare i dadi in un coso di plastica a me non è che entusiasmi tantissimo. Cos'è essenzialmente Eleven? Eleven è quel tipo di gioco con quello che sembra essere un astuto bilanciamento fra random e scelte strategiche, quindi comunque non dico che dobbiate fare particolari scelte tattiche di risposta come si modifica il gioco durante la partita, però rimane quel sapore lì, e soprattutto durante la campagna sono state annunciate varie espansioni. Sia chiaro, e anche Trevice che lo dice nel video che ha pubblicato su YouTube, il gioco base dà totale possibilità di giocare in solitario, dà totale accesso agli scenari modificabili, che credo siano 8 al momento, ma dovrebbero diventare 11, e che soprattutto è perfetto per un approccio tipo casual, quindi una partita ogni tanto, non un gioco che esplorerete più volte a settimana, comunque una partita così una volta a settimana, una volta ogni due, un paio di partite al mese, ecco, va benissimo. Se però volete avere più giocatori, più staff, più eventi, le coppe internazionali e soprattutto una campagna, e qua ci arrivo subito, allora c'è l'accesso alle espansioni. Ogni espansione costa 20 euro aggiuntive, c'è comunque un pledge all-in da 128, che mi pare sia tipo quel 10% di sconto rispetto a quello se selezionaste singolarmente ogni voce. E per chi ha fatto il pledge il giorno 1, se mi state ascoltando e non lo conoscevate il gioco ormai è troppo tardi, c'è anche un mazzetto addizionale di setup che modifica un po' le condizioni di partenza, lo rende asimmetrico tra virgolette, che costa 5 euro. Dicevo, c'è l'accesso come prima espansione ai giocatori internazionali, quindi nuovi giocatori da integrare che non sono che loro parlano proprio di giocatori internazionali, quindi sicuramente anche da paesi che non sono presenti nel core base. La seconda espansione è quella delle espansioni coppe internazionali, quindi fate conto la Coppa America piuttosto che il campionato europeo piuttosto che la Coppa del Mondo, quindi avete la possibilità di giocare un trofeo. Questo qua soprattutto ha molto interesse se giocate in 4 e volete fare un mini torneino a gironi, secondo me è fighissimo. Avete l'espansione dello stadio con nuovi elementi, nuove integrazioni allo stadio, nuove zone, nuove aree che potete costruire oltre a quelle base. Avete poi il mazzo di eventi inaspettati, di solito, allora, non hanno specificato con grande perizia di cosa stiamo parlando, però loro le chiamano le breaking news card, praticamente
carte che hanno effetti immediati sulla reputazione, o su, secondo me c'è anche il discorso della mala del calcio, quindi che so, l'arbitro corrotto piuttosto che quelle robe là, è quella che a me sinceramente ispira meno. E poi c'è la campagna solitaria. Oltre ad avere gli scenari singoli, il gioco può essere giocato come una campagna, come se fossero più stagioni di Football Manager consecutive, e lo potete fare attraverso varie season, in pratica, per, che so, partire da un campionato dilettantistico e arrivare ad essere in Premier League. Quello è l'idea di fondo della solo campaign. Questa qua l'ho già aggiunta, nel senso, io ho partecipato a Game Found, ho preso il gioco base più l'espansione solitaria per la campagna. Ecco, la spesa, come avevo accennato, è 60 più 20 per ogni espansione, quindi se le prendete tutte sono 5 espansioni da 20 euro. Potete risparmiare qualcosa con il pledge, quello compulsivo, quello con tutto integrato. Per arrivare al punto, vi piace pensare di giocare come manager di un club calcistico? Vi piacciono i giochi economici ma con elemento casuale integrato? E soprattutto vi piace il calcio? Ecco, Eleven probabilmente è un gran prodotto, tra l'altro disponibile da subito nella nostra lingua. Il gioco infatti verrà pubblicato in 6 lingue ed è assolutamente selezionabile direttamente in campagna, quindi vi arriverà a casa il gioco in italiano, in inglese, in spagnolo, come lo volete. Io sono ancora indeciso, al momento l'ho scelto in italiano, sono però indeciso magari se prenderlo in inglese. La cosa mi cambia relativamente poco, gioco indifferentemente una lingua o l'altra, però se volessi proporlo a qualcuno, magari in italiano avrei più facilità di accesso. Ovvio, se invece l'idea è quella di giocarlo prevalentemente in solitario e l'inglese lo masticate bene, probabilmente l'inglese è la scelta più coerente. Non ho notizia di differenti date di consegna, non è come la Waken Realms che in italiano te lo consegna mesi dopo. Qui pare verrà pubblicato tutto assieme, non lo so, non so neanche se chi curerà la parte di traduzione. Ho cercato l'informazione, al momento pare verrà gestito direttamente da Portal, però normalmente Portal collabora molto strettamente con Pendragon, non so se sarà Pendragon a curare l'edizione italiana, qui lo dico e qui lo nego, è un'informazione che purtroppo mi manca e vedrò di reperire più presto. Con questo è tutto, alla prossima! In realtà Jack, ti dico subito che la confronto Eleven contro Time of Soccer potrebbe esserci fra un annetto, quando Eleven arriverà, però certo, chiaro. Sì. Però insomma, almeno abbiamo tempo di giocare a Time of Soccer. Sì, esatto. Perché qua annunciamo cose, progettoni, poi non c'è mai tempo. Quindi ragazzi, non mi resta che salutarvi, è stata una puntata molto interessante, molto bella, piena ricca di confronti, novità, abbiamo parlato di una tonnellata di giochi e questo mi fa veramente piacere. Di cui un 80% ragazzi, che non abbiamo giocato, però vabbè. Dai. Tanti sì, però dai. Beh, tanti sì, comunque, dai, sì. Sì. Comunque mi piace perché la faccia di Banda mentre parlavamo di manageriali di calcio era tipo morto dentro. Blank stare, cioè, of death. Credo sia uno dei tre temi, robe dei giochi da tavolo che proprio non vorrei nemmeno vedere per di striscio, però insomma ci sta. Va bene, me ne ricorderò la prossima volta che mi fai provare un'arena. Cioè, guarda, ce ne sono molte che devi ancora provare, caro Jack. Non ti preoccupare. Verrò gettato nell'arena, esatto, con Banda che è di pollice verso. Jack, prova l'arena, va bene. Guarda, sotto i manageriali di calcio c'è solo Uwe Rosenberg e tutta la sua produzione. Vedi tu? No, io ti dico un gioco di Uwe Rosenberg sugli zombie, secondo me. Quello sarebbe proprio l'apice. Muoio, Ale. No, un gioco di Uwe Rosenberg sui campi di calcio. Come disse l'architetto in Matrix 2, non accadrà. E con questo, ragazzi, è tutto. Un saluto da Jack. Uno da Banda. Uno da Mac e uno da Ale. Grazie a tutti amici, ci sentiamo settimana prossima e come sempre ci vediamo dall'altra parte. Ciao a tutti, ciao amici. L'ora è tarda, il tono si abbassa.